Allora, dovremmo essere live, però vediamo un po'. Dovremmo essere live. Chi è che ci vede? Ragazzi, ci vedete? Credo proprio di sì. Fede di Cappello che non è un corridore di classifica di GT, poi io dico. Ti assumi la Ma responsabilità. cioè, ha fatto un po' di. Ragazzi, Peio ha chiuso, ha finito tutti i grandi giri a cui ha partecipato, non si è mai ritirato. Non ha partecipato però al Monte Serra Challenge, quindi Eh sì, quello non gli è una manca. carriera incompleta. Ciao a Ciao tutti, buonasera. Edoardo, vai, presenta l'ospite, allora guarda, arrivo subito. Ok, beh, questa sera è la serata Bahrain, come l'anno scorso abbiamo avuto ospiti Matej Moric, Damiano Caruso e Franco Pellizzotti, tra poco arrivano gli altri due ospiti, ma è già con noi un ragazzo molto molto giovane, ha 21 anni, e quest'anno ha fatto vedere delle buone cose con la maglia della Bahrain e speriamo che sia di buon auspicio per il futuro, visto che noi italiani abbiamo tantissimo bisogno di corridori che vadano forte. Edoardo Zambanini, ciao. Sì, ciao a tutti, vi ringrazio moltissimo e siamo qui per tenerci in compagnia, ecco, questa sera. Senti Edo, fai un po' il tuo bilancio di questa stagione, di questo 2022, che se non vado errato è andato col passare dei mesi sempre meglio, perché hai chiuso anche bene la Vuelta, piazzandoti in una tappa, e hai fatto anche un buon piazzamento, se non ricordo male, al Gran Piemonte, giusto? Sei finito quarto. Sì, esatto, sì, è una stagione che mi è piaciuta molto, insomma, e in cui sono anche cresciuto molto, grazie alla squadra. È stata una stagione che, sì, inizialmente ho iniziato con la Ruta del Sole, alcune gare un po' di comunque. Ecco qui, anche Alberto. Eccolo, il Ciao, DS. buonasera, scusate il ritardo. Ciao Alberto, Alberto Volpi anche con noi. Buonasera. Tra poco arriva anche Peio, diciamo, 10 minuti di ritardo, poi arriverà. Ciao, buonasera Alberto, ciao. Ciao. Dicevi Edoardo? Sì, come dicevo, è stata una stagione in cui sono riuscito a crescere molto e quindi sono molto contento. Di questo devo ringraziare sicuramente la squadra che mi ha aiutato molto in questo e mi ha dato tutto il supporto necessario per far sì di crescere, insomma. Infatti, sì, le prime gare di stagione facevo magari anche un po' più di fatica e dopo piano piano, correndo sempre di più e facendo anche un po' di esperienza, insomma, nelle gare, sono riuscito anche a fare qualche piazzamento, insomma, dai. La prima domanda che esce dalla chat, già 3 volte l'hanno scritto, è: ma tutti quei libri dietro di te li hai letti? No, sono a È casa di. ospite, è ospite. Sono ospite a casa dei miei cugini che mi hanno ospitato, che ero a una serata qui vicino, allora mi sono trovato a metà strada, giusto ai miei Ti cugini. posso dare un consiglio, sono un po' più grande di Per te. Te dovevi dire: no, sì, sono tutti miei, io sono un grande grande appassionato di letture. intellettuale. Sì, fai sempre bella figura, capito? Pretendi sempre di farsi. No, si scherza. Lore, fai pure una domanda se vuoi, poi si parte il mullah. Sì, ancora una domanda a Edoardo riguardante il tipo di corridore che lui è, cioè se si dovesse così descrivere su quali corse ti piace di più andare, insomma, dove ti trovi meglio, su quali percorsi. No, beh, sicuramente da quando ero più piccolo, nelle categorie più giovanili, ero un po' più velocista, diciamo, perché ero molto ispirato dal corridore, cioè da Mark Cavendish, e a dire il vero, guardavo molti suoi video delle volate, quindi ero molto, molto appassionato, insomma, dei suoi video. Mi piaceva molto il suo modo di correre, insomma, l'ho sempre seguito dalle categorie giovanili. Poi diventato, cioè passando under, e ho capito che mi piacevano un po' di più le gare, quelle più dure, insomma, ma già questo da juniores, e perché prima ho fatto anche tanta pista, legato un po' alla disciplina un po' più veloci, ecco, diciamo. E poi sì, da juniores hanno iniziato più a piacermi le gare, le internazionali, le gare comunque più dure e con le quali c'era più salita.
e quindi ho cercato di migliorare il più possibile nelle salite. Ho perso un po' di spunte volate, diciamo, però dai, adesso le gare che mi piacciono di più sono le gare a tappe, le gare, quest'anno ho avuto modo di correre tante gare a tappe di 5-7 giorni, ma anche la Vuelta, un grande giro, e che la squadra mi ha dato l'opportunità, insomma, di correre, quindi non avrei mai pensato da primo anno, e quindi mi sto trovando bene anche in questo genere di corse, quindi dai, queste qua sono adesso il tipo di gara che mi piace di più. Però sbilanciati, Edoardo, sbilanciati, cioè se tu dovessi sognare un traguardo non inarrivabile, o comunque non iper, super, mega difficile, un traguardo intermedio da qui ai prossimi 2 anni, quale sarebbe? Una tappa, una maglia, un giro una settimana? Sì, esatto, inizialmente magari provare con qualche classifica in un giro di una settimana, insomma, e dopo cercare di crescere sempre di più, ecco, dai. Allora, Pro Cycling Stats ti dà già partente al Giro d'Italia, quindi sei già lì pronto per bisogna aspettarselo, dai. Speriamo che la squadra... C'è nell'ipotesi di calendario? Ma sì, sicuramente è una gara che ci tengo di fare fin da bambino, quindi è un sogno che ho e cercherò di dare il tutto per cercare di partecipare, insomma, e stare a sostegno della squadra. Vai, Mulla. No, volevo coinvolgere Alberto per chiedere, insomma, un giudizio anche a lui, un bilancio di questo 2022 per la Bahrain, che è partito, direi, alla grande, perché vincere la Sanremo è un qualcosa di veramente straordinario, e noi nel nostro piccolo abbiamo portato un po' di fortuna a Matei quando è venuto ospite lo scorso anno. Grazie a Fede, no? Gli hai dato il consiglio giusto che la Sanremo... Poi dopo lo mettiamo. Poteva essere la corsa per lui. Poi col passare del tempo, diciamo, col passare delle gare, pur con qualche buon piazzamento, vedi il podio di Landa al Giro, per esempio, forse è mancato qualcosa. È un miracolo, no? Il podio di Landa al Giro, oltre al merito sportivo, anche è anche un miracolo. No? Bene in Lombardia, piazzandosi anche lì al terzo posto. Quindi che giudizio dai, Alberto, della stagione Bahrain? Sì, un giudizio positivo senz'altro, non è stata una stagione negativa neanche esaltante, in linea con quelle che potevano essere le aspettative. È chiaro che paragonabile al 2021 manca qualcosa, ma manca anche il supporto delle vittorie di Sony Colbrelli, che ha arricchito il nostro paniere delle vittorie con delle gemme veramente preziose. Per cui direi comunque in ogni caso un inizio ottimo, e avete portato fortuna a Matei, spero allora di venire più spesso o che invitate più spesso i nostri corridori, e un finale altrettanto buono con il Lombardia, ma durante l'anno, a parte il Tour, abbiamo avuto veramente un rendimento di ottimo livello. Ripeto, non era facile ripetere il 2021, ma ci è mancato anche un corridore importante come Sonny. Uh-huh. Sonny è mancato un po' a tutti, diciamo, in generale, non solo alla Bahrain. Ciclismo italiano. Ti posso fare una domanda un po' ironica? Com'è possibile che Landa, no? Michel Landa, alla web... Allora, noi ci ha salvato, perché noi, io e il Mulla, ci aveva in squadra, perché noi si è fatto la lega del nostro gioco intitolata Michele Scarponi, e sì, si giocava contro il team GCN di Magrini e Brambilla. Marangoni e Brambilla, e l'abbiamo superati a podio, siamo arrivati secondi e loro terzi, perché Landa ci ha fatto punti a Lombardia. Ma era inesperata questo piazzamento di Landa. Com'è possibile che Landa, da fare poco o nulla alla Vuelta, poi ha fatto un Lombardia da campione? Com'è possibile? Voglio essere altrettanto ironico quanto voi. Diciamo che ha usato la Vuelta per preparare Lombardia. Adesso mi viene da ridere, no? Però è così. Io Michel non l'avevo più visto dal Giro d'Italia, e l'ho incontrato 4-5 giorni prima del Lombardia. Siamo andati a fare un giorno una ricognizione con Caruso. L'ho visto determinato, come poche volte l'avevo visto, molto magro, molto tonico, e soprattutto voglioso di fare bene.
quando l'ho visto pedalare mi sono reso conto che poteva essere una corsa dove lui poteva fare bene, e dai numeri che poi i preparatori ci passano in termini di performance, mi avevano detto guarda che è davvero sui suoi livelli, ad alti livelli. Allora, mettendo un po' la mia esperienza con i numeri del preparatore, come l'ho visto salire sul Cividio, gli ho detto ma secondo me sabato al massimo avrai davanti 3-4 corridori. Mi sono sbagliato, ne avevo avanti solo due. Sono sbagliato e sono contento di essermi sbagliato. È un corridore sì, di grande qualità, di grande qualità. Tutti si aspettano sempre grandi cose da Michel. Quest'anno è stata una stagione, direi, non esaltante ma positiva, perché ha cominciato terzo alla Tirreno, terzo al Giro, terzo alla Lombardia. Comunque sono tre podi pesanti. È chiaro che tutti noi speriamo sempre di avere il podio o addirittura la vittoria in una grande gara tappa, ma non è così. Comunque dobbiamo essere coscienti di aver fatto il massimo con lui e lui per noi per raggiungere questi podi. Perfetto. No, volevo farti una domanda su Sonny Colbrelli, Alberto. Ti volevo chiedere, a parte vabbè, il discorso che chiaramente è mancato quest'anno e mancherà, perché ovviamente Sonny si è ritirato e quindi mancherà. A livello italiano, questa è una domanda un po' più generalista, a livello italiano c'è un vuoto nelle classiche, soprattutto quelle del nord, perché Sonny ci aveva dato la speranza di pararci un po' il sedere per qualche anno, perché comunque all'orizzonte magari non si vedano dei corridori che, anche se Bettiol ha vinto il Fiandre 4 anni fa, quindi non 10 anni fa, però Sonny gli ultimi, cioè Mullac, correggimi se sbaglio, il migliore italiano è stato Rota nelle gare di un giorno quest'anno come piazzamenti. Sì, abbiamo visto Piccolo nel finale di stagione. Però dal tuo ruolo di direttore sportivo, come vedi la situazione del ciclismo italiano post Sonny Colbrelli per le gare di un giorno? Beh, sicuramente Sonny è arrivato a questi livelli, ma ci è arrivato per gradi, per cui anche i ragazzi che sono, chiamiamoli, sotto esame, non più tardi di una decina di giorni fa la Gazzetta ha dedicato una pagina su quelli che potevano essere i futuri corridori protagonisti, sia nelle gare, soprattutto nelle gare in linea, perché in questo momento nelle gare a tappe è difficile identificare un leader che possa fare intravedere che possa essere il Nibali della situazione. Abbiamo un buon numero di corridori. Anche Sonny, quando è passato con la squadra di Reverberi, era un buon corridore, ma da qui andare a vincere la Parigi-Roubaix o essere protagonista nelle classiche, vincere l'Europeo, il campionato italiano, insomma, bisogna avere come sempre grande pazienza. Chiaro che paghiamo un po' il vuoto in questi anni. Noi abbiamo in casa un ragazzo bravo, l'avete intervistato fino adesso, fa parte di quella schiera di giovani che fra qualche anno potrebbero regalarci delle belle vittorie, e Edo è uno fra questi. Io credo che il futuro è difficile da identificare in questo momento e dire Edo sarà un grande al pari di Sonny oppure Fancello oppure non mi vengono tutti i nomi di questa buon numero di corridori. Però sicuramente il ciclismo italiano sta pagando un po' il vuoto di questi anni dove ci è mancato un vero leader. Lo stesso Bettiol, che avete citato poc'anzi, è un corridore sicuramente di grande riferimento. Nelle gare dove lui punta è sempre fra i protagonisti. Probabilmente abbiamo bisogno di più Bettiol e dobbiamo avere pazienza, perché non si costruisce un corridore in un paio d'anni. Mullat, fanno una domanda che praticamente è come se tu la facessi te, quindi leggila te questa domanda. No, vabbè, questa però è brutta. Siamo grandi tifosi, io sono un grande tifoso di Landa, no? Lui è landista, Mullat è un landista. Come mai non è mai migliorato per niente a cronometro? Com'è possibile? È una questione psicologica o proprio una scelta di vita? L'aveva chiesto anche a Pellizzotti, volevo tranquillizzare Alberto perché l'aveva chiesto anche Pellizzotti. Beh, è una domanda che tutti non fanno su un corridore generico, ma è sotto gli occhi di tutti che Landa è un ottimo corridore da corsa a tappe. È chiaro che la struttura non lo favorisce. Probabilmente negli anni non credo che non abbia investito nel migliorare la sua posizione, la sua performance al cronometro. Ricordo che le squadre
dove è passato Landa, sono squadre di altissimo livello, dalla Astana alla Sky alla Movistar. Non voglio pensare che queste squadre abbiano trascurato questo particolare per un corridore che è diciamo stato acquistato per far bene nelle grandi gare a tappe. Ragazzi, è una dote naturale, non è così facile essere forti a cronometro, essere dei puro sangue in salita, se no sarebbero dei fuoriclasse al pari di Vingegaard, di Pogacar. È difficile. Io credo che lui abbia fatto il massimo. La domanda sorge spontanea, Alberto, allora. Visto questo deficit, no, di cronomen, tanto è entrato Peio. Ciao Peio. Ciao, buonasera. Visto questo deficit che ha Mikel, il prossimo Giro d'Italia, visto che presenta 3 cronometro, di cui 2 abbastanza piatte e nemmeno troppo brevi come la prima, verrà dirottato al Tour de France, che non presenta praticamente particolari cronometro? Dei programmi non ne abbiamo ancora definiti con il management. Ci troveremo fra 15 giorni in un meeting riservato ai direttori sportivi, ai preparatori e ai manager, per cui lì verranno tracciate un po' le linee guida e dove i corridori più importanti parteciperanno negli eventi più importanti, e fra questi ci sarà il Giro, il World Tour. È chiaro che verrà fatta un'analisi compatibilmente ai corridori che abbiamo, saranno fatte delle scelte oculate per non arrivare alle corse a tappe impreparati, o magari mettere un corridore dove c'è tanta salita, magari un poco scalatore. Comunque le 3 grandi gare a tappe sono completamente diverse una dall'altra. C'è la salita per tutte, ma la differenza la fa la cronometro. Ecco, fra 15 giorni ci toglieremo anche questo dubbio e vedremo chi collocare nelle varie corse a tappe. Allora, poi salutiamo. Ciao Peio, buonasera. Ultima domanda, Alberto, poi torniamo su Edoardo e Peio. Noi, siccome dobbiamo dare info ai fantamanager che dovranno acquistare vari corridori, no? E con largo anticipo, visto che il Giro comunque è tra parecchi mesi, ma comunque inizialmente si fanno le aste, si compra i vari Bilbao e i vari Zambanini a gennaio o a febbraio, ti rompiamo le scatole e ti diciamo, avendo visto il percorso del Giro d'Italia, secondo te si addice a Mikel Landa? Non è facile. Io il percorso più o meno l'ho esaminato tutto e credetemi, è vero che ci sono 2 cronometri importanti, la prima di 18 km e l'altra quasi di 30 a Cesenatico, ma c'è anche una cronoscalata finale veramente impegnativa. Ecco, Edo è andato a fare una verifica del percorso non molto tempo fa e ne può essere testimone. Io credo che il finale del Giro d'Italia sia davvero duro, soprattutto la tappa di Tre Cime di Lavaredo, e quindi la cronometro finale dell'Ussari potrebbe veramente ribaltare la situazione per chi veramente va forte in salita. Poi questa è una scelta della squadra. Io vorrei sempre tutti, vorrei Peio, vorrei Zamba, vorrei Landa, vorrei Mader, vorrei Jack Haig, ma non è possibile averli tutti in un momento solo. È chiaro che bisogna operare delle scelte, perché poi la stagione ha importanti appuntamenti come il Tour e quindi i corridori vanno divisi. È difficile in questo momento, non voglio sbilanciarmi, non perché non lo voglia fare, ma anche perché il nostro è un lavoro collegiale, dobbiamo decidere di comune accordo con la società quali sono le strategie da seguire e di mettere in campo i corridori, quelli più adatti a quel tipo di evento. Ok, allora risposta diplomatica. Chiediamo a Peio del percorso del Giro, del percorso del Tour, quale ti piace di più? A me normalmente mi piace il percorso del Giro, no? Però quest'anno devo dire il contrario, alla fine parte alla mia casa, e per me una cosa che probabilmente succede una volta nella vita, no? E non a tutti i ciclisti. Io sono stato fortunato che il Tour parte da Bilbao e devo essere lì, no? E mi dispiace alla fine dire di no al Giro, però penso che per una volta devo fare la scommessa al 100% per il Tour. Vabbè, dai, una notizia ce l'abbiamo, quindi. Allora, ufficiale, Peio Bilbao parteciperà al prossimo Tour de France. Alberto, mi dispiace, ma... ma questa è una considerazione importante, ma la squadra
lo tiene conto. Poi ci sono dei colloqui con i corridori più importanti che non vanno comunque, vanno ascoltati, e le loro esigenze, la loro voglia è quel valore aggiunto che poi ti trovi in corsa. Se un giro parte da Bilbao è quasi scontato che un corridore che praticamente prende anche il nome dalla città di Bilbao, ma anche, come ha detto Peio, si parte una volta nella vita da quella che è la sua città, per cui credo che sia giusto che lui vada al Tour de France. È vero che anche al giro da 2020 non doveva essere, no? Però alla fine sono stato, quindi mai si sa, non si può dire di no, e alla fine il giro è una corsa che, per me la corsa più bella, no? È quella che mi ha dato tanto nel ciclismo, e mai si sa, però penso che quest'anno sarebbe ottimo arrivare al Tour con tutta la forza e fare il 100%. Ti chiedono di vincere il Tour of the Alps, così usciamo dal tema giro e Tour, che comunque insomma è sempre una corsa abbastanza importante. Mulla, vai pure con le domande, visto che Peio è un po' il tuo uomo, no? Negli anni è stato a livello fantaciclistico. è vero, è così. Sì, è sempre preso, sempre preso. Sempre no, preso. Volevo dire, una domanda per uno, dai. A Peio gli chiedo delle due tappe, sono due tappe nei Paesi Baschi, quelle del Tour, che potresti, insomma, ti si addicono, no? Potresti anche provare a vincerle. Qual è, se l'hai già vista, e qual è che ti piace di più delle due? A Edoardo gli chiedo invece... cosa ne pensa di, hanno fatto la ricognizione insieme a Mather e a Egg, se ti piace il percorso e se, insomma, quale ti sembra il punto decisivo di questo percorso? Via. Inizio io. Vai. Non lo so, è difficile scegliere tra le due, no? Però penso che magari la prima è la più adatta a me, anche perché non penso che sarà nessun corridore che conoscerà questo percorso come io, perché è proprio tutto dal chilometro zero all'ultimo, il mio posto di allenamento, e lo so che per ultimo strappo ci sono corridori più forti da me, no? Più esplosivi. Però ho visto che anche nella ultima stagione ho preso un po' più di fiducia in gruppi piccoli, e mi piacerebbe, no, provare. E alla fine, in una situazione dove ci sono 5-6 corridori un po' parecchi, e uno può arrivare un po' da dietro e fare una sorpresa, no? Penso che sono per corridori più forti, però si deve provare. Anche quella di San Sebastián è un po' simile alla classica di San Sebastián, può fare un po' più di selezione, però l'arrivo sarà più piatto, no? Quindi non lo so, sono più convinto dalla prima tappa a Bilbao. Quindi, punti alla maglia gialla direttamente. Questo sarebbe un suono, no? Magari, se riesco a fare bello, questo, lascio il ciclismo e al prossimo giorno. Occhio, attenzione. Vai, Edo. Queste dichiarazioni, Le dichiarazioni importanti. Maglia gialla e ritiro la tappa successiva per fare il giorno. Ad Alberto Volpi non piace questo elemento. Ma no, non è vero, no, è chiaro che sarebbe così orgoglioso di mettere la maglia gialla che la vorrebbe tenere fino a Parigi. Certo. Sì, è una battuta, ma credo che è la volontà, la sua testa è un grande calcolatore, Peio, e quando prende la mira non va tanto lontano dagli appuntamenti che la squadra gli mette davanti, per cui fiducia massima nella sua testa e nelle sue gambe. Edoardo? Grazie, Alberto. Sì, io ho avuto l'occasione e la fortuna di provare le tappe, alcune tappe con la squadra. Abbiamo fatto la ricognizione di tre delle tappe dell'ultima settimana, e devo dire che sono belle impegnative, a partire dalla prima dell'ultima settimana, che è quella con
con arrivo in monte, sul Monte Bondone, e sono praticamente le salite che pratico nei miei allenamenti, e devo dire che già questa è sui 5.000 metri di dislivello, è davvero una tappa molto molto dura, e solo l'ultima salita è circa un'ora di salita, quindi è davvero impegnativa, quindi può far saltare il banco, penso, di molti uomini, insomma, di classifica. E dopo c'è sicuramente quella delle Tre Cime di Lavaredo, che anche questa c'è il passo Giau nel finale, dopo si passa da Cortina, il passo Tre Croci, per poi finire sulle Tre Cime di Lavaredo, e anche quest'ultima salita è corta ma davvero impegnativa, ci sono sempre pendenze su doppia cifra, quindi è davvero, davvero qualcosa di importante. Dopo bisognerà vedere sicuramente anche il tempo, perché avendo provato anche le discese sono davvero tutte molto tecniche, e quindi bisognerà aggiungere una stella in più se piove o è brutto tempo, insomma. E dopo l'ultima cronoscalata, come ricordava anche Alberto, è davvero, davvero impegnativa, perché sono una decina di chilometri di piana e dopo si imbocca l'ultima salita, che sono 7,5 km, ma davvero tosti, davvero tosti. È l'ultima ascesa, è davvero, davvero importante, insomma. E devono, Edoardo, che tempi fai sul Bondone e quale versante di solito fai? Questo è per i ciclomotori. Tempi non ho mai provato a farlo tutta, insomma. Io di solito faccio la parte o da Trento o dalla mia zona, praticamente salendo da Cavedine, però comunque mi è capitata anche quest'estate di farla parecchie volte, quella che è il versante che faremo, cioè che si farà, insomma, al Giro d'Italia, e è davvero, davvero impegnativo, perché è dura dalla partenza, dall'imbocco inizia bella dura, dopo spiana leggermente a Garniga Terme, dopo gli ultimi 10 chilometri sono davvero infiniti, quindi io solitamente faccio un po' tutti e tre i versanti, perché comunque è una salita che si fa comunemente quelli che vanno in bici, insomma, i ciclisti della zona, quindi una bella palestra a cielo aperto, diciamo così, sì, dai. Esatto. Allora, faccio due domande dalla chat per Peio e Alberto. Allora, Peio, un discesista come pochi, ti sei allenato per questo, è una dote naturale, di natura, andare forte in discesa, che sei un grande discesista? Penso che è difficile di allenare questo, no? Perché a me personalmente, almeno nell'allenamento, non mi piace rischiare troppo con traffico aperto o così. E sì che è vero che alla fine noi dobbiamo allenare sempre sul percorso bagnato, e hai un po' più di sensibilità per le discese in condizioni un po' più difficili, però a me mi sembra che è una questione di calcoli, no? Di piano piano andare a cercare il limite, no? E una volta che hai cercato il limite vuol dire che sei andato per terra e quindi devi iniziare un'altra volta. È un processo. Anche Moric l'ha cercato il limite l'anno scorso al Giro d'Italia. Sì, veramente. L'ha trovato il limite. Sì, dai. No, comunque è vero, effettivamente. Poi hai detto una cosa bella, hai detto che è difficile rischiare in allenamento con il traffico aperto. Anche voi che siete professionisti, comunque, insomma, bisogna stare attenti, perché le strade sono pericolose. Un conto è una gara con il traffico chiuso, un conto è in allenamento quando ci sono le macchine che viaggiano in entrambi i sensi. Quindi quello ha detto anche una bella cosa, perché comunque ci guardano anche tanti ciclomatori e io le vedo sfrecciare a 90-80 km orari in discesa, ma è abbastanza pericoloso, ecco, è un esercizio molto, molto pericoloso. Alberto, ti faccio una domanda dalla chat, te la chiede il Monticello. Domanda per Alberto Volpi, da direttore sportivo della Barwood, anni 2008-2009, avresti mai pensato a Froome vincitore dei tre grandi giri? Vedevi questo potenziale in lui? No, onestamente no, però era un ragazzo diverso da quello che abbiamo conosciuto quando vinceva il Tour, con qualche chilo di più, però molto determinato a fare bene. È un ragazzo che si è sempre impegnato, si è sempre allenato con costanza, con abnegazione, per cui
un ragazzo che poteva arrivare a fare delle buone cose. Io non ci avrei mai scommesso su 4 tour, un Giro d'Italia e una Vuelta o due. Adesso io non ho tutto il suo palmarès sotto mano, ma sicuramente non me lo sarei mai aspettato di fare una buona carriera come pensavo di Thomas, perché c'era anche Thomas, Cummings, c'era un buon numero di corridori. Ecco, sicuramente delle doti notevoli in questi due ragazzi, ma a dire di vincere il Tour, probabilmente la squadra dove sono andati li ha indirizzati con allenamenti, con programmi, con tutte le attenzioni che aveva Sky 10 anni fa e che poche squadre avevano. Thomas, nemmeno io e il Mulla l'avremmo mai detto, invece poi ha vinto, ha fatto anche podio. Il prossimo anno sarà anche uno degli uomini da battere per il Giro d'Italia, tra parentesi. Sì. Lore, vai pure, vai. Sì, volevo chiedere ad Alberto cosa è successo quest'anno a Jack Haig e Gino Mader, a prescindere dal fatto che soprattutto il primo ha avuto un sacco di problemi fisici. Sono un po' mancati quest'anno, no? Sì, chiaro che non è sempre facile ottenere il 100% dai corridori in tutte le stagioni. E poi quando ci si mette la sfortuna, questa è stata per esempio per Jack Haig una situazione di infortunio non da poco, per cui l'ha tolto di gioco al Tour de France. E quindi la squadra è mancato un corridore di riferimento che era il capitano per la classifica generale. Per Gino Mader, tutto sommato, è ancora un corridore giovane che fa un passo, poi chiaro, come tutti i giovani, è portato a commettere degli errori di valutazione, però sono convinto, come tutti quelli che sono in squadra, dai suoi compagni ai dirigenti, che è un corridore di assoluto valore. Lo ha dimostrato al Giro d'Italia lo scorso anno, nel 2021, e facendo anche bene alla Parigi-Nizza, per cui secondo me è solo stata una pausa per poi riaverlo quest'anno nel 2023 ancora su ottimi livelli. Ecco, la squadra credo che abbia investito parecchio in termini di fiducia nei confronti di Gino e sicuramente ci ripagherà di questo. Domanda per Peio. Giro d'Italia vinto da Bernal, hai fatto una grande azione per aiutare Caruso a vincere la tappa e cercare di ribaltare il giro, no? Che è la tappa dove, tra l'altro, è quella dove Moric cascò male, è quella tappa lì o sbaglio io? No, era prima. Ok, comunque era una delle ultime tappe con l'arrivo in salita. Lì, Caruso vinse, cercò quasi di ribaltare il giro, comunque fece un ottimo secondo posto finale. E tu gli hai dato una grande mano, soprattutto anche in discesa, no? Come dicevamo precedentemente. Però poi sei anche un capitano, perché comunque ti sei piazzato molte volte nella top 10 del Giro d'Italia, da solo, da capitano. Dove ti vedi? Chi è il vero Peio Bilbao? Il gregario di lusso o il capitano da top 10? Chi è il vero Peio Bilbao? O sono entrambi? Penso che le due versioni sono il Peio Bilbao, no? E quella è magari la caratteristica più importante, la mia caratteristica più importante, perché alla fine si deve guardare che cosa bisogna la squadra, no? E io non ho problema per adattarmi a questa situazione. Si vedo che c'è un capitano che sta pedalando più forte, che è impiazzato meglio di me o che ha più possibilità di me per fare una grande classifica. Non ho nessun problema per lavorare per lui, no? E alla fine è anche un modo diverso di vedere la corsa, con un punto meno di responsabilità, dove puoi godere della corsa de un altro modo, no? E per me, io ho finito quel giro con una sensazione di avere fatto un bel lavoro, di aver aiutato a un compagno di squadra e anche un amico. È un corridore che a me mi piace tanto, no? Nel suo modo di correre, di lavorare per la squadra, perché alla fine aiutare a un compagno di squadra che sempre ha stato lavorando per gli altri è una cosa bellissima, no? Perché per lui era una situazione unica di provare a fare la classifica e cercare di vincere il giro, e avere stato con lui fino alla fine, aver provato
anche a vincere, no? Perché lui in quella tappa ha provato a vincere, che per me è stato un grande merito suo, no? Alla fine io penso nella sua posizione che magari era difficile rischiare tutto e magari io pensavo di fare secondo e stava bene, no? Però lui ha pensato perché non provare a vincere il giro e sì, è stato un momento bellissimo di ispirazione e tutto è uscito bene. Alla fine Bernal ha avuto anche un grandissimo compagno di squadra come Castroviejo, con tutta l'esperienza che anche Dani Martinez. Sì, Daniel Martinez, però per me lì un po' il cerebello di tutta l'azione è stato Castroviejo, no? E che ha controllato molto, molto bene la situazione e sì, è uscito una bellissima tappa che questo è quello che vogliamo, no? Essere parte di un bel capitolo da ciclismo come quello, per me mi fa felice. Ma hai la sensazione, Peio, e poi passiamo la palla a Edoardo, che faccio la domanda un po' stronza, che i giovani di oggi abbiano un po' meno voglia di fare i gregari? Non è riferita a Edoardo, chiaramente, è generica, no? Perché si legge tante interviste come Sagan o come altri che hanno un'esperienza decennale nel ciclismo, che tendono a dire che i giovani di oggi sono un po' più spavaldi, un po' più arroganti e si prestano meno anche a lavori di gregariato, no? Come invece usava 15, 20, 30 anni fa. Hai questa sensazione in gruppo che i giovani di oggi sono un pochino più strafottenti e vogliono fare meno i gregari per i capitani? Hai questa sensazione oppure no? Poi Edoardo, sì, è vero, mi piace, sì, io penso che è vero, però anche la ragione è che loro sono molto più preparati e molto più professionali da 18 anni praticamente, quindi per me quando ho passato a professionista con 20 anni era impossibile anche pensare a stare avanti in una corsa, no? Perché non era preparato, perché non aveva corso fino a lì a un livello internazionale, non aveva fatto tutto il lavoro perfetto, no? Quindi per me solo con aiutare altri era abbastanza, però adesso passano con altra mentalità e vogliono vincere già con 19-20 anni, no? E hanno la capacità per farlo, quindi possono anche prendere questa responsabilità e la squadra lo sa, no? Per me il ciclismo ha cambiato e un juniore ha il modo suo di lavoro, è molto più professionale che 10 o 15 anni fa. Bella, bella risposta di Peio. Edoardo, se concordi con questa dichiarazione di Peio, che comunque il ciclismo è un po' cambiato e quindi oggi è giusto così, insomma, o è giusto. È normale che sia così. Comunque ti dicono che il prossimo anno staccherai Taddei, Taddei Pogacar. Così. Edo, il prossimo anno stacchi Pogacar. No, beh, sicuramente sì, come diceva anche Peio, qualcosa è cambiato sicuramente. Ci sono tantissimi giovani che adesso vanno molto forti e sicuramente è qualcosa che veramente qualcosa è cambiato, insomma. Io penso però che l'esperienza la si fa soprattutto aiutando la squadra e qualcosa che è molto importante da fare soprattutto i primi anni quando si passa, insomma, perché dopo anche una volta che aiuti la squadra ti senti partecipe magari della vittoria se il compagno ha vinto o cosa, quindi è sempre una cosa che ti gratifica lo stesso molto, quindi al pari della vittoria. Certo che sicuramente adesso anche i giovani si prendono anche più responsabilità magari per cercare di portare a casa il risultato, però io mi trovo benissimo anche aiutare la squadra e cercare di crescere in questo modo, insomma. Mulà, allora avete altre domande? Se no leggo dalla chat. Sì, una domanda per Alberto, perché volevo parlare di un ragazzo che quest'anno con la maglia della Bahrain ha fatto veramente bene. Ha fatto un ottimo Fiandre, ha fatto la Tour, la Vuelta, li ha finiti entrambi. Sto parlando di Fred Wright. Cosa ci dici di questo ragazzo che sembra veramente avere delle grandi qualità? Sì, per noi non è una sorpresa, è ormai il terzo anno che è con noi.
è avuto una crescita costante ed è un ragazzo che si è integrato nella squadra, è un ragazzo capace di fare la propria corsa, ma si mette a disposizione a secondo delle circostanze. Questa è l'intelligenza del corridore, come hai detto Peio, sei un top o un gregario, io non lo chiamo gregario, o un aiutante di lusso. Ci sono alcuni momenti che la squadra ti chiede di fare questo, ma impreziosisce ancora di più il valore del corridore, perché se in un finale di tappa come Madesimo non avevamo un Peio Bilbao, probabilmente anche Damiano non avrebbe fatto il numero che ha fatto, ed è stato una delle corse più belle vissute in Ammiraglia anche da parte mia, che la ricorderò a lungo. Se non hai questi valori nei corridori, soprattutto nei giovani, è difficile che la squadra funzioni. La squadra funziona quando tutti sono coscienti delle proprie possibilità e sanno collocarsi nel momento giusto, al posto giusto. Wright fa parte di questa mentalità di un ragazzo che è cresciuto, ma un ragazzo consapevole che può fare sia per lui che per la squadra. Secondo me ha dei margini, dei grandi margini di miglioramento. Ottimo, ottimo. Ti chiedono, Edo, di puntare alla maglia bianca. Credo al giro. Non lo so, è un tuo obiettivo per i prossimi. Parlavamo dei traguardi intermedi, no? La maglia bianca potrebbe essere, no? Un obiettivo. Pensi di poterla puntare già da quest'anno, oppure quest'anno semplicemente solo esperienza e magari tra qualche anno? No, sicuramente quest'anno. Se farà il giro, se farà il giro, esatto. Attenzione. Innanzitutto bisogna vedere se correrò, se parteciperò al giro. E no, quest'anno sono cresciuto molto, ma la maglia bianca, insomma, bisogna avere ancora un po' di esperienza in più, insomma, diciamo, perché come dicevamo prima, sì, i giovani si prendono tanta responsabilità, ma fanno anche comunque tanti sbagli, quindi su un giro a tappe di 21 giorni comunque è una grande, è un buon tempo, cioè sono tanti giorni, quindi è difficile, insomma, un corridore giovane che riesca, insomma, a fare classifica, però sicuramente, che dire, può essere, no, un obiettivo. Cercherò di ascoltare il più possibile la squadra, diciamo, ecco. Yeah. Ho una domanda per Peio: come mai alcuni spagnoli, sì, poi te la lascio, Mula. Come mai alcuni, io guardavo i tuoi risultati, no, alla Vuelta, correggimi se sbaglio, non hai mai fatto grandissimi risultati alla Vuelta in classifica generale, no? Però al Giro d'Italia invece sì, è un po' anche l'Anda, no? Avete anche l'Anda uguale, al Giro d'Italia ha fatto molto bene e invece alla Vuelta molte volte stenta a livello di classifica generale. Come mai? È strano, perché siete spagnoli, in teoria dovreste, no, puntare alle gare nazionali, come succede un po' con gli italiani. Gli italiani, noi siamo tra virgolette forti al Giro d'Italia, poi quando andiamo fuori facciamo un po' di fatica, questo un po' negli anni passati. Come mai c'è questo amore per la classifica generale del Giro d'Italia rispetto alla Vuelta di Spagna? Magari perché le mie prime esperienze alla Vuelta non sono state migliori, no? Perché era Caja Rural. La prima volta che fai un grande giro si fa veramente lungo, anche se pensate agosto, Andalusia, quel caldo che fa, che è una situazione difficile, no? Soprattutto per un corredore giovane. Le mie prime esperienze non sono state così super super, e quindi ho lasciato un po' la Vuelta e sono concentrato più al giro, no? Che dall'inizio mi ha fatto sentire qualcosa diversa, e mi piace un po' perché la gara la sento un po' più autentica, no? Più, non so, il modo di correre, anche il paese, no? Italia, come tutti i tifosi vivono la corsa, non so, per me è quella corsa dove mi trovo meglio. E dall'inizio ho avuto questa bella vibrazione che mi ha fatto tornare sempre tutti gli anni con una motivazione speciale. Ti faccio una domanda cattiva, Peio. Ora è chiaro, te sei spagnolo, noi siamo italiani, quindi va bene, però
la percezione che si ha in Spagna, all'estero, del Giro d'Italia, è la maglia rosa, è una maglia, ok, lasciamo perdere la maglia gialla del Tour, che è indubbiamente superiore, no? Ma vincere un Giro d'Italia a parità di palmarès, Vuelta, Giro, conta di più un Giro d'Italia? La maglia rosa ha più valore? Per me personalmente sì, per me sì, perché quella corsa la sento più mia che la Vuelta, no? Penso che mi ha dato più il Giro che la Vuelta, per quelle esperienze che ho vissuto in corsa, no? Semplicemente quello. Peio Bilbao ha aumentato i suoi tifosi del circa del 10% vabbè, con questa risposta. Italia, hai dato una bella risposta, è giusto. Vai, Mulla. Se poi vuole cambiare anche nazionalità abbiamo tantissimo bisogno. Anche a calcio, anche nazionale a calcio, va bene uguale, l'importante è che cambi nazionalità. Vai, Mulla. Volevo chiedere a Perle, che avevo letto un'intervista dove dicevi che a metà stagione quest'anno dove volevi puntare di più sulle corse di un giorno più che sulle corse a tappe, no? Poi nel finale di stagione però mi aspettavo di vederti di più nelle corse italiane, magari anche a Lombardia poi per finire la stagione. Non so se hai cambiato idea oppure per un altro anno che intenzione hai? A parte il Tour de France, ovvio, però per il resto della stagione. Sì, quella era l'intenzione, no? Però alla fine dalla mia ultima corsa che è stata a Canada fino a Lombardia era praticamente un mese e non aveva un altro obiettivo in mezzo, no? Quindi abbiamo parlato un po' nella prossima stagione e abbiamo visto la possibilità di iniziare la stagione a Australia e per quella ragione che alla fine non ho allungato la stagione. È veramente una corsa che mi piace, la Lombardia, e anche Alberto voleva che io era lì, no? E capisco che alla fine sì, non so, non è stata una decisione facile. Però dai, hanno avuto anche una squadra fortissima lì e io non era molto molto convinto di fare 4 settimane di allenamento al 100% per arrivare alla mia migliore versione, no? Quindi ho valutato questo e ho pensato di riposare e pensare alla prossima stagione. Allora, faccio 2 domande, una a Alberto e una a Edoardo. Allora, domanda di Alberto è la seguente. Secondo me, non è proprio una domanda, è una dichiarazione, secondo me Jonathan Milan il prossimo anno farà molto molto di più di quello che ha già fatto vedere quest'anno, no? Perché quest'anno ha iniziato a vincere, il prossimo anno potrebbe esplodere in senso positivo Jonathan Milan, come lo vedi, come ruota veloce, perché a questo punto si piazza come un velocista, comunque un uomo molto veloce che comunque regge anche in quelle tappe un pochino più mosse, secondo me, no? Quindi potrebbe essere l'anno dell'esplosione. E invece Edoardo, se tu dovessi, qualora tu partecipi a Giro d'Italia il prossimo anno, se tu dovessi scegliere una tappa, quale punteresti, quale metteresti il cerchietto rosso? Vai Alberto e poi Edoardo. Allora, per quel che riguarda Jonathan, vabbè, l'ha dimostrato quest'anno, ma è già il valore del ragazzo era evidente già nell'anno olimpico, un ragazzo di 21 anni che ha fatto quello che ha fatto in pista, devi avere un motore stratosferico. Quest'anno ha avuto qualche problema all'inizio, poi è ritornato alle gare, io l'ho rivisto al Giro di Germania e ho visto un Jonathan molto migliorato, soprattutto in salita, non appesantito, ma è chiaro, è un giovane che è alto oltre 1,90, ha un peso importante e bisogna dargli tempo. Io rivedo in lui quello che vedevo tanti anni fa, magari tanti di voi non se lo ricordano, Guido Bontempi, che era un corridore fortissimo, sia nelle prove a cronometro brevi, ma soprattutto dotato di un'esplosività grande, cioè le volate erano il suo pane. Jonathan, secondo me, ha dei margini grandi, come ho spiegato prima per Wright, ma il motore, uno che fa i tempi che ha fatto lui in pista e si è ripetuto ancora quest'anno,
il motore lo ha, e sicuramente in strada avrà un grande futuro sia nelle gare di un giorno, nelle classiche tipo la Milano Sanremo, il Giro delle Fiandre, ma ci vorrà tempo, io non parlo per l'anno prossimo, ma è sempre nel contesto di una crescita che un corridore deve avere. Avete detto di Peio vi ha raccontato la sua carriera quando è passato, e adesso stiamo parlando di un corridore che ha una grande esperienza, un grande motore, ma ha consolidata la sua performance. Lo stesso per Edo. Il ruolo di Milan è velocista comunque, tendenzialmente. Beh, sì, velocista è per adesso sì, perché ha dimostrato anche l'anno scorso in Sardegna di essere battuto da Ackermann solo per un centimetro, e quest'anno ha fatto molto bene in una gara comunque non di altissimo livello come il Giro e il Tour, però non è mai facile vincere, e ha dimostrato di essere migliorato parecchio in salita, ecco, sicuro che nelle gare di un giorno potrebbe fare delle grandi cose, o nelle tappe di un piccolo grande giro, ecco, per fare le volate. Secondo me potrebbe fare, a me mi ha impressionato quest'anno, secondo me potrebbe già essere pronto per una volata con qualche calibro grosso, magari non vincere, però sai, anche Dainese 2 anni fa faceva fatica a piazzarsi nei 5, e però quest'anno ha già portato a casa dei successi, anche importante al giro tra le altre cose. Quindi sì, sicuro. Sì, potrebbe già essere protagonista in una grande gara a tappe. È chiaro che da solo non può fare tutto. Cioè, le volate è un esercizio tecnico molto particolare, non bastano solo le gambe, devi avere anche dei compagni che ti posizionano negli ultimi 300-400 metri senza aver preso un filo d'aria, e lì puoi esprimere la tua potenza. Dipende dalla costruzione della squadra e dal tipo di gara. Se sei al Giro di Francia o al Giro d'Italia, hai dei concorrenti di alto livello e treni che comunque aiutano i propri velocisti. Magari in corse minori potrebbe continuare il suo cammino di crescita e magari, non so, già magari da quest'anno fare una grande gara a tappa e poter essere il leader per fare le volate. Quando hai parlato di squadra, il treno, quelle volate, mi sembrava di sentire Caleb Ewan, che quest'anno non ha quasi mai avuto la squadra per fare le volate. Edoardo, vai pure, una tappa da cerchiare? Sì, se dovessi proprio scegliere, sicuramente quella del Monte Bondone di cui parlavamo prima, insomma. È una tappa che comunque ripercorre un po' le strade che faccio quotidianamente. Certo che è una tappona veramente, soprattutto per il fatto che è nell'ultima settimana, quindi questo aumenta ancora di più la difficoltà della tappa. Sono davvero tanti metri di dislivello concentrati sull'ultima parte, sugli ultimi 130 chilometri, quindi è sicuramente una tappona, ecco. Ora, vabbè che noi si porta bene, si è detto si porta bene, si è portato bene a Moritz, però vi siete presentati con Bilbao e maglia gialla alla prima tappa di Tour de France. Edoardo vuole vincere una delle tappe più difficili del giro, noi ci si prova, però insomma c'è un limite a tutto. Peio, noi ti salutiamo. L'ultima cosa, io ho fatto vedere un messaggio con la Strade Bianche e ti hai fatto sì con la testa, ti piacerebbe? Attenzione. Certo, l'ho visto. È una corsa che negli ultimi 2 anni l'ha provato prima volta 2 anni fa, e già dalla prima volta mi è piaciuto tantissimo. E devo dire che è difficile trovare una sensazione nuova, diversa in corsa, no? Dopo 10-12 anni di professionista, io l'ho trovato lì e voglio ripetere questo e provare, no? L'anno scorso ho visto la corsa, la testa abbastanza vicino, e quest'anno, prossima stagione, mi piacerebbe a provare a stare vicino a vincere. Bello, allora, la Liegi l'ultima, no? Perché secondo me ora hai fatto la Sanremo l'anno scorso, io voglio il lancio con la Liegi su Bilbao. Infatti aspetta, secondo me questo. Non lo so, ma allora, volevo non fare l'ha provato questo. Tante volte, però l'ha fatto solo una volta. Li chiedo se però volevo far vedere questo, Peio, questo è cosa è successo l'anno scorso quando c'era Pellizzotti, Damiano Caruso e Matej Moric. Questa è la discussione con Matej Moric. Vabbè, Matej, li chiedo semplicemente qual è la monumento che gli piacerebbe vincere. Io ti dico però, tra parentesi,
da quello che ho visto negli ultimi anni, secondo me la Sanremo ti si addice. Poi vedi te come rispondermi. Sì, la Sanremo e poi anche il Fiandre. Sicuro. Quindi questo è quello che è successo con Moric. Io mi lancio con la Liegi per Bilbao. Ok, va bene, la Liegi anche per me, va bene. Allora io Edoardo al giro. La fai però, se la fai. Sì, penso che la posso fare, non so, è una decisione un po' difficile anche perché il Tour de Alps è stata una corsa che negli ultimi anni mi ha dato tanto, però non lo so, magari può essere l'anno di provare un po' sulle Ardenne anche. Bene. Io ti auguro la maglia gialla invece, perché secondo me in casa indossare una maglia gialla sarebbe qualcosa di eccezionale, io credo. Superiore forse anche alla vittoria della Liegi, perché comunque la maglia gialla vorrebbe dire vincere la prima tappa, quindi indubbiamente io ti auguro quello. Peggio. Sappiamo che devi scappare, quindi noi ti salutiamo. Ok, grazie mille. In bocca al lupo per la stagione 2023. Crepi. Ciao Peggio. Ciao. Dai, tartassiamo ancora un po', Alberto. Sì, e giusto qualche minutino. No, Alberto, ti vorrei chiedere, avevo visto in chat che lo chiedevano, di Buitrago. Fa parte sempre di quei corridori, magari lui è già un po' più, ha dato già delle conferme, no? Burgos, tappa al giro, è un corridore di talento, che ha avuto anche lui come Wright, come la sta avendo Milan, come per il primo anno l'ha avuta Zambanini, una costante crescita. Lui è uno molto determinato, ha vinto anche al Saudi Arabia, nelle gare a tappe in salita credo che sia un buon riferimento per la squadra e sta crescendo molto bene. Abbiamo veramente un gruppo di giovani di assoluto livello, per cui Santi forse in questo è quello che in questo momento ha dato più risultati significativi, ma è anche il terzo anno che è con noi. E un'altra domanda su Pasqualon, che ruolo avrà Pasqualon il prossimo anno da voi? Che tra l'altro è stato anche ospite da noi, ragazzi, simpaticissimo, numero uno, simpaticissimo. Perché poi ha vinto. Dopo anche Pasqualon si è detto che, guarda, secondo me vincerà in Belgio, tipo dopo un mese ha vinto in Belgio. detto questo, che ruolo avrà Pasqualon? Ora Edoardo si sta facendo, è già lì che si sfrega le mani perché dice vai, tocca anche a me. Che ruolo avrà Pasqualon? Pasqualon è un ragazzo di grande esperienza. È un ragazzo che è capace di vincere, che è capace di aiutare, non è un velocista puro, non può essere esplosivo come vedo Milan nel futuro o come i velocisti che vincono le volate di gruppo, però nelle volate più ristrette con meno velocisti è un ragazzo molto bravo, si difende bene in salita, è un uomo squadra, è chiaro che lui avrà un ruolo da leader in certe situazioni della nostra squadra, come lo avranno tutti, perché noi abbiamo non la capacità, ma così l'intelligenza, il buon senso di collocare i corridori e dare le possibilità durante l'anno a tutti, perché poi lo dimostrano loro pedalando. Quest'anno Edo è passato con noi, ha fatto un'ottima vuelta, una grande vuelta, non è mai facile il primo anno fare una grande gara tappe. Poi io l'ho rivisto al Giro del Piemonte ed è un corridore già scaltro, che conosce bene le dinamiche di squadra, un corridore che per ora si è messo a disposizione, ma quello che sta facendo lui per i compagni, fra qualche anno i compagni lo faranno per lui. È una crescita costante. Direi che come Pasqualon anche Edo avrà le sue chance durante l'anno. Allora, Chung Kai Feng ti fa la domanda, chiaramente questo è un profilo falso, ti fa domanda per Alberto, che tipo di corridore no, è Sergio Tu, il nuovo taiwanese che mi ha rimpiazzato? Questo non so se è un profilo falso o vero, però sono scelte... No, lui è falso, questo Chung Kai Feng è falso. Va bene. No. Sicuramente io so che la squadra... quest'anno era il Team Friuli, ha fatto anche corse di un certo livello, perché per correre in Italia devi essere
di un buon livello. Noi speriamo che tu più di Feng ci porti anche un contributo agonistico più importante. Non che Feng non lo abbia fatto, però correva veramente poco con noi, bravissimo ragazzo, ma pensiamo che con tu magari possa darci qualcosa in più rispetto a quello che ci ha dato Feng, ecco. Perché poi a chiamarlo alle radioline si fa presto, tu rispetto a Chun Kai Feng, anche a livello proprio di lessico, insomma, è un po' più veloce. Sì, speriamo di non avere fraintendimenti. No. Lore, altre domande per Edoardo? Edoardo, sì, ho visto una sua intervista a inizio stagione, diceva che Caruso, Lande e Bilbao sarebbero stati i suoi maestri. Allora chiedo che cosa ha imparato da loro, quali consigli gli hanno dato durante la stagione. Ma sicuramente sono stato fortunato perché mi sono trovato subito, ho avuto dei grandi compagni durante tutto l'anno, mi hanno insegnato molto, mi hanno dato, ognuno ci aveva sempre, ho avuto modo anche di, diciamo, di correre un po' con tutti, sia con i velocisti che con un po' tutti i miei compagni, quindi sono stato anche fortunato. Sono stato fortunato anche perché mi hanno accolto subito molto bene, sin dal primo ritiro che abbiamo fatto, e devo dire che mi hanno dato, ognuno mi ha dato dei consigli importanti, sia sul gestire la gara che sul gestire, sì, soprattutto il modo in cui gestire la gara. Hanno sempre qualcosa, insomma, da insegnarti. Quando sbagli ti correggono, quindi, e io accetto molto volentieri anche queste correzioni, insomma, perché mi fanno crescere, ecco. Quindi corridori di esperienza così servono, secondo me, molto all'interno della squadra, perché c'hanno sempre qualcosa da dirti e a cui puoi imparare molto, ecco. Ok. Altre domande, ragazzi? Mulla? Io, va l'ultima, dai Edoardo, sì. Dai, sulla Vuelta, dai, dato che è il primo grande giro che hai fatto, è andato anche bene, hai fatto un terzo posto, bello, una tappa, insomma, bella da vedere. Che a parte Venepul, che sarebbe la risposta scontata e quindi la cancello io, a parte Venepul, chi è che ti ha impressionato di più degli altri, e se secondo te Roglic senza la caduta avrebbe potuto lottarsela questa Vuelta o no, te che comunque eri in corsa e comunque avevi una percezione migliore delle cose? Sicuramente Mas mi ha sorpreso molto, ma anche sicuramente molti giovani che c'erano nella classifica generale, comunque veramente è stata una Vuelta piena di grandi nomi, insomma, e anche è stato comunque qualcosa di, sì, sicuramente Mas, diciamo, quello che mi ha impressionato, cioè che mi ha dato di più, insomma. E sì, sicuramente Renko non l'avrebbe avuta facile se Roglic fosse stato fino all'ultima tappa davanti, insomma, perché soprattutto per la squadra che aveva alle spalle Roglic, che era tutta a sua disposizione, aveva uno squadrone davvero, davvero importante, quindi sicuramente la Jumbo non si sarebbe resa facilmente, diciamo. Renko ha fatto vedere qualcosa di veramente, è stato impressionante da come è andato, e però sicuramente, come ho detto, la Jumbo l'avrebbe provate tutte fino all'ultimo. Ok. Allora, Edoardo, ti faccio una domanda così. Io non so se conosci Fantacycling come gioco, è tipo fantacalcio però per il ciclismo. No, abbiamo inventato questo gioco. E il prossimo anno, che valutazione ti daresti a livello di fantamilioni? Cioè, quanto secondo te potresti costare? Considera che Pogacar, Van Aert costano 60-65 fantamilioni, ok? Quindi chiaramente fanno tanti punti, tour, classiche, eccetera, eccetera. Che valore ti daresti? Cioè, l'ambizione tua del prossimo anno? Considera che anche le fughe portano punti, traguardi volanti, gran premi della montagna, tutto quello che porta punti nella realtà porta punti anche nel gioco. Beh, è una domanda che mi mette in difficoltà, insomma, però... Puoi far dare anche al DS e poi vediamo se corrisponde la valutazione. Lui lo conosce bene, quindi la valutazione la può dare, no? Il minimo quant'è?
No, il minimo è uno, però dai, insomma, uno no. Okay, sicuramente collochiamoci medio-bassi, così sicuramente come un valore in borsa in questi 3-4 anni avrà una crescita esponenziale e non sbagliamo. Adesso ok, stiamo scherzando, però Edo, per come si è inserito nella squadra, per le proiezioni che ci fanno pensare a un corridore che potrebbe fare una buona carriera, lo metterei già con un buon valore, ecco, poi datelo voi, ma non sicuramente un valore altissimo. Allora, io sicuramente faccio il cattivo ora, un po' più di Arashiro. sono due cose diverse. Arashiro è un corridore prezioso perché è un compagno di squadra instancabile che veramente sta al vento dalla mattina alla sera. Edo lo è per certi altri aspetti, per cui la nostra squadra è formata da diverse figure. Edo probabilmente avrà una crescita diversa e una carriera diversa, però Arashiro è altrettanto bravo. Diciamo che sono due corridori di valore in maniera diversa, ma stiamo parlando di un corridore che è giovane e l'altro è ormai, non dico che a fine carriera, ma la sua grande parte della carriera l'ha fatta. Grande, insomma, Arashiro, via, sbilanciati, datti questo valore, dai. Fai, ti dicono come esempio. Fortunato 7, suggeriscono come fortunato della Eulo 7. Ti rivedi un po' in quel corridore? Tipo la tipologia, sì, del corridore. Corridore da tappe, sì, lui ha già vinto, io sono un livello, mi manca ancora, però dai, giovane come me, quindi va bene. Ok, dai, ci sta. Okay. Siamo ai saluti? Sì, siamo dai. Siamo già più di un'ora, che se no ci bastonano. L'ultima domanda per Alberto, poi se volete fare la domanda che si fa a tutti gli ospiti, no, prima che ci salutano. Un nome della Bahrain, secondo me non lo dirai, ma io ci provo lo stesso. Un nome della Bahrain su cui puntare per il 2023. Caspita, è come è difficile. Poi... Un nome a sorpresa. No, magari. Un nome a sorpresa, vabbè, visto che è in trasmissione io dico Edo, perché se le sue qualità sono al pari di quello che ha fatto vedere al primo anno, io gli auguro e ci auguriamo tutti che possa raggiungere quei traguardi che noi ci aspettiamo da lui, ecco, senza fretta, ma potrebbe essere la rivelazione del 2023. Fai finta che non ti ho detto niente, ok? Cancella tutto, parti come hai sempre fatto in questi mesi, in questa stagione 2022. Uno straniero, ma io credo che Pogacar possa essere ancora, è ancora un giovane, ma credo che ritornerà presto sul trono del Tour de France. Ok, della Bahrain? Della Bahrain, uno straniero della Bahrain, avete menzionato Wright, io credo in Wright, penso anche in Wright potrà essere un salto di qualità ulteriore. Okay. Abbiamo segnato tutto. Perfetto. Cosa facciamo? L'ultima domanda? Direi. Ero col microfono chiuso. Mulla, sì. Vai, ultima domanda. L'ultima per entrambi. No, falla a te, dai. Vai, Fede. No, allora, Alberto tanto è troppo diplomatico, non ci risponderà mai. Allora facciamo Edoardo. C'è qualche corridore nel passato, nel presente, o comunque che hai visto in televisione? A parte, la domanda una te la faccio. Io la proverei comunque, sì, in senso A chi ti sei ispirato, Edoardo? Chi guardavi da piccolino che ti ha convinto? Aspetta, poi gliela faccio. Ad andare in bicicletta, chi ti sei ispirato? Avevi un campione, un idolo, un paio di idoli? Sì, come ho detto prima, era Mark Cavendish, seguivo molto le sue volate, i suoi video, le sue gare, e mi sono ispirato principalmente a lui, soprattutto perché mi piacevano proprio le volate e quindi era lui la figura di riferimento, dai, diciamo. Allora, la domanda era la seguente. Da juniores, da allievo,
da under o anche nei primi anni da professionista, oppure anche da anche corridori visti in TV, cioè va bene anche quello, eh. vai Hai mai incontrato dei corridori che ti stavano sulle scatole e che non ti sono mai andati a genio, tipo Pasqualon, che il prossimo anno correrà con te, se potessi tirare due schiaffi a Guerreiro gli direbbe e ce l'ha detto apertamente, perché Guerreiro è un istante antipatico, ci ha litigato diverse volte mentre correvano. Te hai qualche rivalità che puoi dire con qualche corridore? Ma fino ad ora non mi sembra. Troppo giovane. La mia esperienza che ho avuto non... C'è qualche ragazzetto di juniores quando correvi da piccolino, magari, che un po' la rivalità Nibali-Visconti, che non so se sai la leggenda, che è vero che a pochi centinaia di metri da una gara giovanile si presero a botte prima del traguardo e non finirono la gara, sì, qua vicino Lamporecchio, quindi poi ne sono amici, però da piccoli erano molto rivali, anche più del rivale. Hai queste rivalità? Hai avuto queste rivalità da giovane? Sei sempre giovane. Sinceramente non più di tanto, perché mi capitava di andare alle gare per divertirmi, perché tutti i miei avversari dopo la fine ci trovavamo dopo la gara a giocare a calcio, a dire cavolate, quindi erano tutti ragazzi che conosco ancora tuttora e sono ancora miei amici, quindi dai, ho avuto la fortuna di non avere queste grosse rivalità, dai, diciamo. E ad Alberto non si può non chiedere, dai, ha corso per tantissimi anni. Sì, beh, rivalità in corsa, adesso sono passati tanti anni da quando ho smesso di correre, ma è normale nella vita, non si può essere amici di tutti, soprattutto nel lavoro, è inutile negarlo, hai qualche antipatia e molte simpatie, no? Verso colleghi, avversari in corsa. Per cui sì, quasi ipocrita dire che non c'è qualcuno che ti sta sulle scatole. Questo è capitato anche a me da corridore, adesso non mi ricordo più, ma sicuramente l'avevo qualcuno che non andava proprio a genio. Come adesso nel lavoro, naturale, non ci si può essere sempre nel rispetto dei ruoli e delle regole, ma qualche simpatia in più per qualcuno c'è, qualche per qualcun altro un po' meno, ecco. I due nomi più gettonati di solito sono Guerreiro e Buanni, i due corridori che non sopporta praticamente nessuno. Vabbè, sono due belli, due peperini. Sì, due peperini, sì. Ricordo Ero Spoli che ha detto Cipollini e Cassani. L'ha toccata piano. Sì, vabbè, più forse adesso che non si è più in bicicletta, perché quando erano in bicicletta non mi era mai parso di vedere un grande astio fra i due, ecco. Soprattutto perché calpestavano terreni diversi, uno era un velocista e l'altro era un corridore che andava bene in altre situazioni. Quindi non c'era sovrapposizione, sì, ecco, non c'era sovrapposizione. Poi magari quando hanno smesso, magari qualcosa da dirsi l'hanno avuto. È successo. Sì. Chiedevano anche, guarda, ti faccio l'ultima domanda, non mi ricordo dove l'avevo vista, del team che chiedevano, Dio santo, ben ritrovato ora, che avete, non avete un team giovanile, però vi siete affiliati Friuli, quest'anno, Friuli. L'anno scorso, il team Friuli, o Friuli, che dir si voglia, e la domanda era come pensi che possa andare questa collaborazione, cioè qual è, e perché non avete fatto voi stessi un team di sviluppo giovanile, vi siete affiliati a questo team Friuli, ti chiedevano un po' di delucidazione al riguardo. Guardi, più che a me la domanda dovresti farla ai vertici della squadra, comunque è una collaborazione che sta andando bene, che funziona, per cui credo che siano persone fidate all'interno del team e quindi la squadra ha visto in loro un potenziale vivaio che potrebbe darci dei riferimenti importanti, e così è. Per cui non sono io che devo fare questi tipi di accordo, però sicuramente funziona. Ok. Ragazzi, vi salutiamo, allora fai saluti di casa. Grazie Edoardo, in bocca al lupo per tutto, grazie per la tua stagione 2023. Grazie Alberto, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi della vostra ospitalità, grazie davvero. E speriamo che di nuovo di avervi portato un po' di fortuna, sì, sì, come l'anno scorso. Bene, speriamo. Noi ci proviamo. Ci proviamo. Ciao, grazie, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Devo dire che Fede ha la prima... Aspetta, ho sbagliato tutto. La prima domanda è che hai fatto del miracolo di Landa. È ripartito alla grande, poi dopo è andata meglio la cosa, è andata in scioltezza. No, ma miracolo nel senso che... Il miracolo di Landa è che... Poi ragazzi, è partito male, vergognati, aspetta. No, io. Perché è stata malintesa, no, se l'avete capita così è sbagliato. No, io miracolo... l'ho male interpretata e ho ragione, cioè anche Lorenzo ha ragione perché te sei malfidato contro Landa. No, cioè, insomma, ecco, ragazzi, quanto è che faceva podio a un Giro d'Italia? L'anno di Contador, si parla di 7-8 anni fa. Bene. Allora è un miracolo che abbia finito innanzitutto un giro e sul podio, ragazzi, è un miracolo inteso quello, no? La domanda su Bilbao a Bilbao gli è piaciuta? Quale? La domanda su Gregario. Ricordiamo che quest'anno Bilbao era in lizza, ha vinto forse il premio del non Gregario, chi l'ha vinto? No, l'ha vinto Soler. Però era in lizza, sì, c'era. Quindi capito che ho fatto questa domanda un po' a fulmine, però beh, ragazzi, è stata una bella serata. Volevo solo dire prima di salutarvi, perché io mi devo mettere al lavoro a fare le news. Mulla mi risponde su WhatsApp un secondo, che ti ho chiesto una cosa. Io? No, a Mulla. Volevo dirvi, è già che... finita la live? No, in che senso? Sì, è una domanda. No, adesso ci dobbiamo scatenare, lo sai che è? Cioè, c'è la rubrica di Sport Italia. Infatti, ho detto, ma infatti stavo chiedendo, è già finita? Lo sai che come Sport quello. Italia? Infatti. No, io e Mulla siamo Criscitello e Pedulla. Grandissimi, spero che Beh, che culo, che culo. Se ci sono anche le veline. Volevo solo comunque dire una che sera si potrebbe fare una serata sul mercato, assolutamente. No, sul mercato, i voti al mercato, cioè l'abbiamo detto anche una cosa seria, non è così due notizie, il tabellone completo con i voti alle squadre, ci deve essere un'idea, dai. Giovedì prossimo abbiamo già l'ospite, per cui forse due, non dico altro, per come sempre donne. Aspettiamo qualche giorno. Queste donne che hai rapporti allora, con... Ragazzi, il codice è già sta già andando avanti, il codice da indovinare. Però, sì, ma io voglio sapere... Ma voglio sapere. Ci sono abbastanza serate per tutti questi codici. No, è la penultima, perché poi si fa in quattro serate si farà tutte le liste. Quindi... Non cambia il discorso comunque. Queste donne, ospiti, vengono... Ragazzi, sono in ferie, quindi quando sono tutte ci si prova a averle tutte insieme. Ora viene una parolaccia, no, si può dire. Sono tornato. Tutti insieme, basta chiamarne due alla volta. Magari. Sì, ora, ma erano ferie fino a due alla volta, finché non diventa... Per tirar fuori Bilbao dalla Bahrain ci è voluto due settimane di lavoro, capito? Quindi quando si programma una data, e anche se le donne sono tornate 5 giorni fa, questa data piccola Bahrain l'ha già fatta, capito? No, capito, però insomma... Mulla, giovedì ha già fatto sicuramente. Quindi siamo così, sì. Quello è un problema, però vediamo di risolverla. No, ha mandato un messaggio a Fede che ha risposto in maniera pacata sulle ragazze da portare. Non è così semplice, però ci lavoriamo, dai, vediamo. Ma chi? Non so di cosa state parlando. Delle ragazze da portare. Delle ragazze. Perché non è semplice? Non è semplice. Insomma, da portarne 5 insieme è un'impresa. No, 5 no, ma è troppo. Magari un po' alla volta. Perché Fede le voleva tutte 5. Sarebbe ma sì, ho capito, ma Fede si attacca troppo in alto, gliene va bene anche 2, basta. A me una, a me basta. Lui. Cioè, accontentati di poco. Cioè, intanto partiamo da qualcosa. Sì, dai. Ma... Va bene, io torno al lavoro. Vi lascio almeno Lazzini, la Guazzini, chiamiamole, scusa, nel senso. Sì, no, loro sì, sicuramente. Però è Fede che ha contatti con loro, quindi.
Vabbè. Allora, io ho già dato con il codice. Sì, Simone Ghiringhelli ha vinto la volta scorsa, quindi lui ha già vinto col codice. Però il codice sta già andando in atto, questo lo possiamo dire. Dall'inizio. Sì, perché c'è gente che ti sta scrivendo se te lo può mandare su Telegram. Lo potete mandare dove vi pare, mi potete contattare su Telegram. A proposito. Non sul gruppo, se no vi copio. Su Instagram mio, su Instagram Fantasaki, su Messenger di Facebook, sulla mail di Fantasaki, dove vi pare. L'importante è che da parte dei discepoli del Mullah. Così. A proposito, poi una volta si cambierà, si è detto, l'ultima volta si farà perché c'era stato alcuni discorsi. Sì, basta codici, si farà sto quiz, eh? Si farà un quiz, la prossima, segue Davide ci aveva suggerito. E chi indovinerà più risposte, no? È quello lì, delle risposte sì. multiple. Sì. E durante la live faranno 10 domande, chi ne indovina di più vince. Senza codici, veramente il primo che risponde, il primo che risponde alla domanda. No, te magari fai primo, secondo e terzo, no? Primo, secondo e terzo. Se chi compare di più in questo podio, mettiamo, perché sennò il primo, vabbè, è difficile arrivare a primi, magari non arriva nessuno primo due volte. Te prendi i primi tre e poi chi si è piazzato anche due o tre volte sul, cioè chi si piazza più volte sul podio vince, dai. Si cambia un po' il sistema per l'ultima occasione. Ragazzi, buona serata. Alla prossima. Vai, ciao Lore. Ciao. Allora, possiamo parlare notizie di Fantamercato? No. Ce n'è una subito. Andri, aspetta, Polo, aspetta, ho bisogno di 20 secondi. All'Archea. Cosa che ha detto? No, pensavo che dovesse per 20 secondi. Andri Ponomar vicino all'Archea. Ah beh, il Pokémon. No, era il tonno Ponomar. Il tonno Ponomar, scusa. Eh beh. Esatto, poi De Bod alla F. Allora, Marcello aveva detto entrava a proposito, ora li scrivo. Aspetta, che fra l'altro ha mandato degli audio carichissimi. Marcello, ma dove sei che ti si sta aspettando? Anche perché questo qui è il link. Qui è il link. Allora, visto che si parla di ciclo del calcio, Conti, a proposito, è uscita la notizia. È uscita Conti a proposito di team di tra virgolette serie B, la Corratec avrà come uno dei DS Fabiana Luperini. Sì. Tra le altre cose. Sì. Che prima è DS donna in una squadra italiana. Marcello non è venuto stasera, ci ha dato buca, aveva detto che veniva alle 10 e un quarto. Scrittore. E aveva iniziato una polemica sul fatto che Cassani doveva fare la World Tour e invece partono con una Continental. È andato in Emilia Romagna. E si parla del 2024 per la squadra di Cassani, sennò secondo me diventerà 2024, 2025, 2026. Continental, io ho capito. No. L'In Emilia Romagna è Continental 2023 quest'anno, l'anno prossimo. E poi ce n'è un'altra, quindi ne fa. Esatto. Si parla di una squadra professional per il 2024 che potrebbe. Quindi anche invece di farne una buona ne fanno due inutili praticamente. Così. Quella è la polemica di Marcello che ho capito. No, non lo so cosa dice Marcello. Questa volta. Quindi il prossimo anno quante squadre professional ci saranno italiane? Italiane. Italiane perché... due. Tre. Tre. Eolo. E forse. Eolo. Però ad oggi c'è la Bardiani e la Eolo. Bardiani e forse Corratec. Io vi metto Pro Cycling Stats, no? Vi metto Pro Cycling Stats e queste sono le squadre del prossimo anno. Le World Tour, chiaramente qua c'è da capire perché la Lotto, dov'è? Ah no, la Lotto è sotto, perfetto, ok.
Quindi la Lotto ormai ufficialmente la Q36, che è quella di Nibali, ma la Q36 e la Tudor, ma sì, hanno rilevato delle altre squadre o no? Cioè, sono entrate, sono entrati, la Drone Hopper non c'è più. Sì, ma come fa? Cioè, la licenza della Drone Hopper la va comprata anche una, cioè, fai richiesta, fai richiesta, non è tipo la Corte che ha fatto richiesta, non c'è. Al momento ancora no, perché probabilmente non è stata ancora accettata, invece gli altri sì. Per esempio la B&B manca, per esempio, perché non hanno fatto neanche richiesta. Allora la Q36 di Nibali si presenta con le vedete corridori? 7 italiani, 8 sì. Italiani, 7 italiani. Allora si presenta con Abrea discutibile, Badilatti, Jack Bauer. Ma attenzione però all'Eritrea, attenzione l'avete Jack chiamato. Bauer, io lo ricordo. Guarda chi c'è in sottofondo. Chi c'è? Eccolo! Oh, Marcello, sono nominato. Ho detto che ma perché stai facendo vedere la squadra di Nibali? Mamma mia. No, stavo lanciando la tua polemica, che siamo nominato lanciando la tua polemica sulle squadre di Cassani, la squadra World Tour italiana, eccetera, eccetera. Ma anche questo non capisco. Cioè, ma il ciclismo italiano non rinasce se fa una World Tour italiana, ancora con questa grandissima boiata. Chi è che ha voglia di... No... Tra l'altro boicottato dalla federazione. Marcello, la federazione ti sta boicottando e ti stanno sabotando la federazione, stanno bloccando la lingua. Io Daniele lo conosco. Dove sei, Mulla? Madonna, non ti vedo più, eccoti. Ok. Cioè, non abbiamo un corridore per le corse a tappe, non abbiamo un corridore per le corse a tappe di una settimana, non abbiamo un corridore per le volate, non abbiamo corridori per le montagne, non abbiamo un corridore questo. Abbiamo soltanto dei pistar, ok? Ma cominciamo a fare i velodromi. Cominciamo a fare dei velodromi, che magari la gente si avvicina. A Fornacetta l'hanno buttato giù. Sì, vabbè, ma Marcello, ma è... A Fornacetta l'hanno buttato giù un velodromo. La pista ci interessa a un certo punto. Il miracolo inglese, adesso faccio la persona garantista, buona, tutto il resto. Il miracolo inglese britannico arriva grazie ai velodromi, ok? Ok, sì, è vero, fondamentalmente sì. Il miracolo inglese ha portato, e faccio sempre il garantista, quindi cercate di capire le mie parole, ha portato tre corridori diversi della stessa nazione a vincere il Tour de France. Poi vabbè, facciamo le pulci, uno è keniano, l'altro ha vinto perché sono crollati gallesi. Però è comunque britannico, cioè, è britannico. Sì. Però vengono tutti dalla pista, bene o male, perché anche Froome un po' di pista l'ha fatta, ok? Non lo so. Pogacar l'ha detto anche lui, quando era più piccolo si allenava nei velodromi, perché comunque c'erano i velodromi. Noi non abbiamo velodromi, però noi dobbiamo fare una World Tour italiana, convinti che Ganna viene nella World Tour italiana. Poi ditemi un altro corridore forte italiano, che sto facendo fatica a pensare a corridori fortissimi italiani che ci sono adesso. Sì, va bene Marcello, però ora te hai ragione, sì, ma però te devi considerare che la Francia, lascia stare che anche loro non vincano una corsa a tappe da non si sa quanto, però loro hanno quante squadre World Tour? Una pagata dalla lotteria, quattro squadre World Tour, però più anche professional, hanno quattro squadre World Tour più due o tre professionali, cioè nel senso, ma hanno anche il Tour de France. Paragonare quel movimento lì con però loro hanno anche il Tour de France e hanno squadre piene di corridori stranieri o di corridori francesi mediocri o sono favoriti da una tassazione inferiore, cioè, ma tutti noi siamo amanti del calcio, ok? Comunque sono quattro squadre con l'Arkea più due Total e B&B, tra cui B&B, punto interrogativo, okay. La Total è il governo francese. Probabilmente... Total è l'Agip francese, è l'Eni francese, ok? Sì. È una controllata francese. Poi, Agip d'Auxerre è una forma di credito che fa paura. Ma loro investono da una vita e poi comunque loro hanno una vetrina mondiale come il Tour de France. Cioè loro investono soldi perché comunque sono il Tour de France. Noi abbiamo il Giro d'Italia, al quale io voglio un bene dell'anima, anzi io lo amo a sfinimento il Giro d'Italia, ma non lo guarda nessuno, ma non lo guarda più nessuno. Ora così magari no, non è che lo guarda nessuno,
magari il discorso è che secondo me i francesi nei prossimi anni, se non subito, comunque nei prossimi 5-10 anni avranno secondo me tanti buoni corridori. Noi non lo so, probabilmente no. Cioè, ma loro non ne hanno una, che noi non ce ne abbiamo neanche una. Loro ne hanno quattro più praticamente un'altra, che è un'altra Volturo, tipo la Total. Sì. Cioè, ne hanno praticamente cinque squadre, no? Sì, che la cioè, siamo proprio su due altri livelli. No, però, cioè, tornando al discorso di prima, Mullà, della pista, noi abbiamo un movimento che fa paura dal punto di vista positivo, che è quello delle donne. Vengono tutte dalla pista. Vero. Quello è vero. Sì, sì. Vabbè, non abbiamo una Van Vleuten, non abbiamo un altro olandese, che comunque vanno forti anche loro, andavano forti anche loro in pista. Però abbiamo un movimento che è spaventoso. Cioè, abbiamo dei nomi che ci garantiscono i prossimi 10 anni buoni, o no? Sì, c'è sì, una World Tour, sì. Ma c'è, noi siamo andati alla festa qui. No, non lo so. Noi siamo andati a una festa qui dove festeggiavano la nascita di un museo su... c'è la nascita di un museo che e è una poi all'altra live non si è accanato il comune di Calcinaio, sbaglio, se no, bisognava accanare, a parte non il comune perché è la nostra più compleanno, però sì. Praticamente siamo andati a una festa in cui c'erano Muser, Martinello eccetera, in cui praticamente si c'era anche Villa, c'era anche Villa, c'era Villa allora in cui in pratica si hanno chiamato ospiti e si festeggiava La morte definitiva di un velodromo e la nascita di un museo. Cioè era una cosa da festeggiare, capito? Il fatto che al posto di un velodromo ci fosse nato un museo, e che il velodromo non ci sia più, c'è una barra, c'è un muro di legno che tappa il vuoto. E tu hai preso a schiaffi il sindaco di voi, che comune siete? Non è colpa del sindaco, probabilmente. Non è colpa del sindaco, però... Un assessore, spieghiamo la situazione del velodromo di Fornacete, che poi il comune di Calcinaio, ma il velodromo è a Fornacete. È un velodromo dove Martinello diceva appunto a me, Mullà, che tra l'altro arriva Martinello, ci saluta, oh Mullà, cioè, quindi ormai siamo ormai riconosciuti all over the world. Detto questo, si va lì in disparte con Martinello, vabbè, si ragionava delle cose che non si può dire. E poi cioè, io qua ci correvo. Io qua ci correvo da piccolino, e oltre a Martinello... E tu, Fede, che sei maleducato, hai detto, sei un vecchio di merda. No. Tu gli avrai detto, sei un vecchio di merda. C'è accorso anche Moser e anche Coppi, tra l'altro. Coppi, insomma, sì. Era un velodromo non eccellente, era anche piccolo, era un po' piccolo, un po' poco scorrevole, però comunque ci hanno corso personaggi di un certo livello. No? E già quando il Mullà era adolescente... quel velodromo lì era ormai in decadenza, quindi si parla di, non so, 15 anni fa, 20 anni fa, già... No, di più, era già in decadenza anche 35 anni, no, sì, 25 anni 90, fa. Anni 90, diciamo. Dai, anni 90. Anni 90 l'hanno iniziato a chiudere, non ci facevano più nessuna manifestazione. È stato abbandonato. È stato abbandonato, sotto c'era tutti gli spogliatoi allagati, c'è nata la savana in mezzo che c'era... Come a Montichiari. Sì, un disastro. Monti Chiari sono allagati. L'hanno chiuso tutto e chiaramente noi ci si andava da bimbetti per giocare, perché è un luogo proibito. Ci andava chiaramente. No. Cioè, io ero piccolo. Si andava in bici a sfasciarsi. Si andava in bici nel velodromo sfasciato a sfasciarsi tutte le gambe, strusciare. Poi i genitori cattivi, tutta la curva, ci dicevano per non farci andare, perché comunque era un luogo a prescindere un po' pericoloso. Ci dicevano, non ci andate, che c'è le siringhe dei drogati. Questo è quello che ci dicevano. Sì, perché io ho fatto più cadute in curva a quel velodromo lì, che ho fatto più cadute io di Landa nei grandi giri. Tu però, sei Geraint Thomas, sono sbriciolato praticamente. Sì. Sì, mi sono sbriciolato completamente in quelle curve lì. Questo velodromo poi era 30 anni e si vedeva solamente quando facevano la festa di fuori del paese, che era lì accanto al velodromo, che c'è un parco dei pini, si chiama, che ora non esiste più, e ci facevano la festa dell'Unità, la sagra, eccetera, eccetera. E era solo la festa dell'Unità da voi, strano. Lasciamo perdere. E era sulla curva del velodromo che... perché poi ci hanno spiegato cosa è successo a questo velodromo, ovvero chiaramente per varie enti comunali. Sono voci. Ci hanno spiegato qualcuno che è dentro il comune di Calcinaia, che
per colpa delle precedenti, diciamo, governance del governo del comune, il velodromo è stato non era nemmeno del comune, era privato. Ok, questo è il problema. Non si è mai trovato un accordo, l'ente privato l'ha venduto a un'impresa edile in cambio di costruzioni di palazzine fatiscenti. E già questo è il primo errore, perché te comune, secondo me... No, fatiscente, no, no, hanno venduto per farci delle palazzine che non sono mai state costruite. Non so, fammela spiegare, perché è interessante. Allora, già il primo errore sta di fatto che te comune, che hai il potere, no, di espropriare, se tu ci fai una bella palazzina o ristrutturi velodromo per attività fisica, hai il potere di espropriare a una cifra ragionevole una struttura come un velodromo, no? Che già che sia privato è fuori di testa, però ci può stare. Sì. No, hanno lasciato però, che andasse qui mancano in malora. Dettagli purtroppo che non possiamo dire, ma però sono fondamentali. Capito? Sì, vabbè, chiaramente questa ente privato non ha mai trovato, probabilmente nemmeno per voglia, perché poi non si può dire, che poi non è proprio un ente privato, diciamo, che ha venduto a questa impresa, diciamo è affiliato alla politica. Marcello, ci puoi arrivare da solo. Però, sì, è affiliato alla politica. Sono le partecipate, come si chiamano? No, puoi arrivare molto più semplicemente... L'hai nominato 50.000 volte a presa di culo, ho detto sì. È vero, insomma, l'hai nominato. Comunque è un ente Marucci. Privato, ma è associato al partito. È Marucci. No. Vabbè, comunque è un ente privato. Beh, a Marucci c'è la casa del popolo vicino a casa sua. No, Marcello, te lo scrivo. Forse no, c'è il suore anche lui, no? Forse ci stai prendendo. Comunque, va bene. Detto questo... te l'ho scritto, Marcello. Appunto. Però io nego tutto. L'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto. L'ha detto ora. Ha detto. Comunque, vabbè, questo ente privato, tra virgolette, diciamo così, possedeva il velodromo e non gli è mai fregato, tra virgolette, niente, no, di trovare un accordo comunale per riqualificare la zona in ambito sportivo, quale era spettacolare come cosa. No. Ha deciso di venderlo a una cifra ragionevole, buona, insomma, quello non si sa, a questa impresa edile in promessa in cambio di. Questa impresa chiaramente è fallita dopo 24 ore, non so quanti anni è che devono costruire, e praticamente ci hanno fatto mai niente. A quel punto lì il comune, il nuovo comune, quindi la giunta nuova degli ultimi anni, ha deciso di rimpugnare, no, questo monumento del paese, ormai buttato giù, ormai non esisteva più perché l'impresa comunque è arrivata, ha buttato giù, ha spianato tutto, dicendo di lasciare una curva in segno di memoria. Tra l'altro la curva... È come il nuovo San Siro. Sì, la curva. Ma che una curva? Un pezzetto di muro? No, dovevano... c'era la curva. Poi è crollata per... così, motivi che non si sa se qualcuno l'ha buttata giù apposta. Allora, non importa se noi facciamo così lunga, il riassunto è... C'era un velodromo mandato in malora, che fai? Lo ristrutturi, lo rifai, lo fai nuovo? No, lo vendi per farci delle palazzine e nell'accordo ci inserisci che in cambio ti dovranno fare un museo. Questo è quanto. E quando buttano giù il velodromo e fanno questo museo, festeggi e chiami quello e quell'altro. Cosa c'è da festeggiare? Cioè, è quello il punto, capisci? E lì torniamo al discorso di prima, ragazzi. Se ci fosse stato il velodromo di Fornacette, quanta gente della zona si sarebbe avvicinata al ciclismo? Vuoi trovare un pisano, uno di Pontedera, uno di Calcinaia, uno è magari forte per le corse a tappe? Parliamo. Io ti dico questo: i bambini della Butese che lunedì vedrete nel video del Monte Serra, quelli che hanno battuto chiunque, hanno battuto sì, anche te. Sì. Oggi ho avuto 3 ore di colloquio col videomaker, si è aggiustato tutto il video, però domani c'è da fare le ultime modifiche. Lunedì uscirà nel 2026, insieme alla World Tour italiana. Lunedì alla World Tour italiana con Cassani. Lunedì sera esce, così, perché pensavo di farlo uscire domenica sera, ma c'è l'ultima giornata di Serie A, la gente magari è fuori. Lunedì sera alle 21 si butta fuori. Danilo, nuovo portiere della Juve. Chi?
Danilo, sì. Danilo. Sì. 1-0 a Verona, siamo tornati. Detto questo, nel frattempo il frizz di Piazzano è bellissimo. Aspetta. Facciamo un po' di lo sai che, via. Cosa stavo dicendo? Aspetta, che mi ha interrotto. I bambini della Butese, pensate, che si allenano praticamente alle pendici del Monte Serra in una pseudo pista ciclabile che in realtà per, diciamo, 2/3 non è ciclabile ma è a transito di macchine. Quindi allora i bimbi della... sì, in parte sì, in parte no. Quindi praticamente è un ovale che è sotto il termine, la salita che va a Buti dal versante di Vico Pisano, e 2/3 dell'ovale è ciclabile, 1/3 no. E quindi praticamente è anche pericoloso. E quindi pensate a una squadra di ciclismo di ragazzetti che ha una struttura a 10 minuti in macchina, chiusa, senza pericolo, questo è quanto, e non esiste più. Beh, questo è il discorso. L'unico modo di rivalutare il museo del ciclismo inutile di Fornacette, perché è un museo di ciclismo inutile dove c'è 2 biciclette, 3 maglie e 12 foto. Dicevi, Marcello? No, ma qua la connessione, sono in un postaccio, guarda, cazzo, va la connessione, sì o no? L'unico modo per rivalutare la zona è quello di fare una gara giovanile e farla finire lì, al Museo del Ciclismo a Fornacette, perché con la salita del Basport, la pezza di curva. No, c'è una leggera salitella di 60 metri al 4%. È orrendo. Prima ad arrivare al traguardo, quindi quella potrebbe essere una gara giovanile, sai, del G1, G5, gli under, sì, gli Rolex. Il discorso dei velodromi, io sono in ritardo, non sento. Marcello, dica pure. No, dicevo, in Italia ci sono decine e decine, o come dite voi in Toscana, diecine e diecine di situazioni come quelle di Fornacette, con velodromi e tutto il resto. Ma risistematevi, Presidente Dagnoni, li faccia risistemare, li faccia anche coprire alcuni, cioè, e poi facciamo un bel movimento, e poi ne tiriamo fuori di corridori tra 7, 8, 10 anni, alla faccia della squadra World Tour di Cassani, sponsorizzata da questo, quest'altro, pieno di corridori asiatici che costano meno, o corridori africani che costano meno. Perché tanto poi alla fine sarà così. Tu fai la World Tour italiana, ma prendi tutti i corridori stranieri che ti costano meno. È come il calcio. Tu c'hai tutto il sogno di fare una bella squadra, prima gli italiani. L'Udinese non ha un italiano manco a pagarlo, sì, qualcuno ce l'ha. La stessa, anche l'Empoli, c'ha il vivaio pieno di stranieri. L'Empoli che è sempre stata una squadra legata al territorio. La World Tour italiana è una grande boiata. Se c'è, ben venga, sono contento. Ma non è la priorità per trovare un corridore che ci farà vincere una Sanremo, un Fiandre, un Giro d'Italia, un Tour de France, una Vuelta e tutto il resto. Cioè, noi facciamo la fatica adesso a trovare il corridore italiano che ci vince la Coppa Sabatini. Cioè. E noi stiamo qua a parlare della World Tour italiana. Volevo aggiungere una cosa, ma la sono scordata. Bene, meno male, si vede che non era importante. Sicuramente non è importante. Piazzano, Musaè, fenomeni. Dicevo, si parlava con Martinello che comunque noi si vince tantissimo in pista pur non avendo le attrezzature. È una roba allucinante. Abbiamo un velodromo aperto 6 mesi l'anno perché gli altri 6 mesi ci piove dentro. È vero. Cioè, come nello slittino, noi non abbiamo piste, devono andare in Austria, devono fare i chilometri, devono andare in Lettonia. Cioè, c'è grande passione. Poi c'è tutto un percorso. Villa è un genio. Villa è veramente bravo. Villa è veramente un dio, perché lui riesce a plasmare, a dare forza a tutto il resto. Ce ne fossero di Villa. Però noi sappiamo migliorare tutte le cose anche quando siamo nella merda. Eppure questo potrebbe dimostrare la tesi opposta. Esatto. Pure questo potrebbe dimostrare la tesi opposta, che anche se non c'è nulla e c'hai la gente che è forte, vinci uguale. E quindi anche non avendo del quale, Irmai ad esempio, quando ti cresce, Pogacar e Roglic, anche se non c'hai velodromo, le strutture, in qualche modo lo trovano il modo di venire fuori. E quando non c'è nessuno, come la Francia, anche se hanno 47 squadre, non hanno un corridore decente. Potrebbe essere anche così. La natura decide al posto degli investimenti. Non lo so, ma dico a caso, sì. Sì, ma ci può stare.
cioè, c'è anche la parte della natura, perché allora, cambiando discorso, Marcello, mi commenti questi tre, cioè il discorso è questo, che non è detto che più gente c'hai e più sono forti, cioè ci potresti avere, come diceva Marcello, un mucchio di corridori che corrono le World Tour ma tutti mediocri. Invece per trovare due fenomeni basta la natura che te le fa venire fuori in qualche modo. Quello sì. Marcello, questi tre, valutami queste... Io mi rifiuto. Dai un voto a ogni operazione di mercato. Carapaz, all'Education First, voto? Voto alto. Ok, quindi Carapaz farà bene all'Education, secondo te? Io non ho mai visto un corridore dell'Education fare podio o vincere un grande giro. Cioè, questo ti potrebbe far pensare su... Però, di tutti quelli che c'erano sul mercato, secondo me Carapaz è quello migliore. Okay. Sicuramente dei tre è il migliore. Poi, Yates alla UAE. Si vede che non credono in Almeida. Attenzione. Vabbè, quello ci voleva comunque poco, ragazzi, carti podio alla Welt, quindi Marcello t'hanno subito cazzato. Ah, buon, basta, vabbè, chiedo scusa. 2020 però. 2020, sì, l'anno famelico. Va bene. Vabbè, comunque chiedo scusa. Carapaz al giro si sta casa a carti, li farà da aggregato. Sì. Lì finì la carriera. Sì, è finita la carriera, sì. Yates con il corpo di Pogacar, sì, qualcuno bellissimo oggi quando si è messo sta foto, siccome si è fatto fotomontaggi, no? E il corpo è di Roglic, no? Per Kelderman, e qualcuno fa Kelderman campione sloveno. Sì, perché c'è il colletto, il collettino di Roglic. Senti, fra questi tre, quello che vedo meglio è Kelderman, lo sai perché? Non è mai garbato, non ci credo per niente, perché secondo me chi va alla Jumbo prende un 10% in più, così, proprio in scioltezza. E anche perché, ragionando su questo scambio qui, ora tutti chiedono, ma si percula e va bene, però... Per piazzamenti, ti sto dicendo, di punti, però Kelderman, allora, al Tour de France la squadra, la Jumbo, ce l'ha già, non è che ha bisogno di Kelderman, però, insomma, è un uomo che sicuramente potrebbe far comodo, no? Ma a giro si presenta con nessuno. Ora, Foss... Ma come nessuno? Cioè, ma l'anno scorso diceva Bowman... Ma quest'anno potrebbe andare Roglic. Roglic. La domanda Foss. È... Foss ce lo dimentichiamo. La domanda è questa. Sì, Foss, Foss per ora ha tutto da dimostrare. Ha fatto questo exploit a crono, però per le 3 settimane ancora deve dimostrare tantissimo. La domanda è se Roglic va al giro, che Kelderman è chiaramente preso per far gregario al Tour e arrivederci. Kelderman era quello che non riusciva a mettersi la mantellina? No, quella era Hindley. Okay. Se invece Roglic va al Tour, come potrebbe anche sembrare, e Kelderman lo dirottano sul giro, allora a quel punto di Kelderman diventa interessante. O sbaglio? Kelderman è interessante comunque perché potrebbe fare la Vuelta, cioè... hanno detto che lo vogliono rilanciare e guarda che loro rilanciano davvero, non è che fanno dichiarazioni. Laporte non c'era bisogno di rilanciare, c'era bisogno solo però, di chi è che l'avrebbe detto, sì, però... che raggiungeva quei risultati, cioè sì, in effetti Davide, loro ma perché sei così convinto che Van Aert venga al giro? Cioè, no, è impossibile. Impossibile. Anche se il mondiale, allora dicevano che leggevo che il tour è stato fatto più duro all'inizio e meno alla fine per il discorso del mondiale, no? Che il mondiale poi sarà subito dopo il tour e quindi se lo facevano troppo duro sul finale la gente... di culo, non è quello il punto. Quindi Van Aert, che comunque lui potrebbe farlo magari in una maniera diversa da come l'ha fatto gli altri anni. Sì. Potrebbe farlo un po' più, cioè se vince 2 tappe all'inizio poi basta, anche, capito? Poi si prepara per il mondiale. È chiaro che lui sarà costretto dagli sponsor e dalla squadra ad andare al tour, sì, è fuori di dubbio. Tecnicamente col mondiale così vicino
cioè, però il discorso è quello, anche la Vuelta, tanta gente va alla Vuelta per preparare il mondiale che è sempre a ottobre, no? O settembre. È chiaro che sì, però io non so di cosa stai parlando. Dopo la Vuelta la gente andrà, comunque il mondiale non cambia nessuna dinamica, la gente andrà tutta al Tour. Io ho sentito interviste di 100 corridori e il 97% dei corridori diceva che l'obiettivo di quest'anno è il Tour. Poi lo faranno in una maniera diversa, magari per andare al mondiale, cioè una settimana prima inizieranno a tirare rami in barca, però andranno tutti al Tour. C'ho una chicca per il agosto, perché sono in un posto dove praticamente il tempaccio a ottobre è praticamente assicurato, giusto? Questa no, non è mica per quello. Ogni 4 anni faranno il mondiale di tutte le discipline nello stesso posto. Ah, è vero, la settimana d'agosto. Sì. Dov'è? Siamo a Glasgow. Dove cazzo è? Glasgow. Io pensavo fosse anche più per una. A parte questa cosa della settimana, perché comunque a ottobre a Glasgow sicuramente piove. Cioè, non c'è proprio tempo di merda. Ma penso. Ma se ci sono. Solo ad Andorra ci sono 20 gradi adesso. Ma. Il tempo è cambiato. La Scozia, cioè io sono stato, è la nazione più piovosa. Io 8 volte andavo in Scozia. Comunque avevo letto una notizia che non ho capito e quindi chiedo una spiegazione da qualcuno. Per cui per via di questo mondiale che sarà agosto, il Tour deve posticipare di 4 giorni. Non ho capito perché. Semmai doveva essere il contrario, ho letto proprio su un sito francese che il tour verrà posticipato di 3-4 giorni. Cioè, chi vi affida che sia il francese? L'ho letto solo questa volta. Come fa? Verrà posticipato come date per via del mondiale, ma non capisco, scusa, se il mondiale è agosto non dovevi anticiparlo semmai. Questo non lo so, ma la notizia è certa che il tour verrà posticipato di 4 giorni. Ma scusa, cosa parte martedì e finisce lunedì? Che è? Sì, dovranno adattarsi, cioè no, questi 4 giorni. Non ho capito perché, ma è così. Comunque, allora, facciamo un giochino, no? Riguardo ai nomi, perché avevo intenzione di fare un post simpatico sulla pagina Instagram in settimana riguardo ai big che potrebbero fare il giro. Allora, Tosatto l'altro giorno ci ha detto che Thomas è al 100% al giro. Altri della Ineos che andrebbero al giro: Dani Martinez, Arensman forse. Tutti e due, e Carlos Rodriguez. Quindi Martinez no. Quindi andando Rodriguez e Ares, ma ci mandano i giovani, dai. Diciamo Aresman al 90% e Rodriguez all'80%, diciamo così. No, a me, 60%. Non saprei, però. Secondo me più Thomas e Aresman, però vabbè. Infatti ho detto 60, no? Ok, poi, a parte Ganna che andrà a giro probabilmente, però quello poi nella classifica. Poi, andiamo per ordine. Facciamo così, prendiamo le World Tour, perché ragioniamo così a distanza. Prendiamo le World Tour. Aspetta che ci arrivo. Puoi andare anche direttamente nella start list del Giro 2023. Ah, vabbè, andiamo nella start list del Giro Race. Ci sono 3 nomi, però. Allora, filters. Ah, bello, vedere senza barrato, però il Guangxi è qui che ci aspetta, per il bar. Dai, ragazzi, basta, non ce n'è Covid, non ce n'è. Raccontaglielo te, spiegaglielo te. Allora, Age d'Auxerre, la Mondiale. Nessuno. Chissà, no, vabbè, ma scusa, Fede, va avanti, mi rifiuto. No. Cioè, vabbè, io Alpecin, ho un nome terribile. Alpecin, con chi si presenta? Nessuno. Ok, basta. Forse Jay Vine. Ma già, non c'è più. Fantamanager, quanti capitani può portare a giro Ineos e Bora? Sì. Allora, Astana è un problema. Astana è un problema. Forse Lopez no, perché va al Tour. No. Sicuramente, perché c'è Crono.
Ok, Bahrain Victorious, qui ci siamo scordati di chiederlo, sono effettivamente, però anche loro, cioè no, non è che si sono scordati, non si sono sbilanciati. Ci andranno vestiti. Oh. Sì. Porterà il giovane Caruso. Allora, Bilbao ci ha fatto capire. È vero, Caruso però, è vero, ragione. C'è il giovane Caruso. Dai, ci costa anche Caruso. Vabbè, allora, gli conviene fare il giro. Sì, sono messi. Sì. Oddio, bisogna vedere, Renko e Roglic permettendo, non so se lì non venga. Comunque, Ciao. Bilbao ci ha detto che Bilbao ci ha detto che fa il tour. Landa non ci ha fatto capire Volpi che va al giro o il tour, però ha detto sicuramente che il tour gli si addice di più a Landa che al giro. Ok. Quindi, scusa, cosa ci va a fare Landa al Giro d'Italia con 70 km a crono? Quindi Caruso, siccome non si difende, quanto prende? 6 ore e 40. Anzi, secondo me potrebbe essere una bella formazione Jack Haig, Mader e Caruso. Però sì, diciamo Mader quest'anno Mader, diglielo, diglielo. Mader e Haig, diciamo Haig all'80% e Caruso forse un 70%. Ancora non si sa bene Damiano cosa farà. Poi Bora Hindley, che però ha dichiarato di voler fare tour. No, Hindley fa il tour. No, Hindley ha detto che vuole fare il tour. Non, cioè, è fantastico. È indeciso adesso. Sì, è indeciso. Cioè, sì, è indeciso. Se Hindley dovesse fare il tour, non farebbe top 10, neanche se a correre arrivano in 11. Cioè, è una roba fantastica. Attenzione. Attenzione, questo è come Renko arriva a Bastogne e non torna a 10. Attenzione. Perché Hindley a cronometro non va, però in salita... Ma Hindley è un corridore. Ma Hindley, no, io non Hindley è la nuova versione di... Dai, Hindley è un incrocio, è la maledizione di Menchoff e di come si chiama, e del canadese che ha vinto il giro. Sono le maledizioni che arrivano dopo. Ese, D'Aleco, l'ho anche dimenticato quel nome insulso. Vabbè, allora, Hindley un 50%. E Vlasov? Anche Vlasov, secondo me sarebbe più adatto Vlasov. No, perché a cronometro va. Cioè... lo manderanno agile al tour, però la Bora a fare schifo, ecco, questa sarebbe una scelta pessima, per esempio, della Bora, di mandare Indri al giro dove prenderà 5-6 minuti nelle crono e mandare Vlaso e Vartur, che in salita c'ha quella espressione, insomma. Indri ha detto che vuole difendere il titolo, sì, cioè, però ha detto anche che il percorso non gli si addice, quindi deciderà. Il problema è che la Bora, perdendo Kelderman, Buchmann ormai è lontano parente del Buchmann che faceva quasi podio al Tour de France. Higuita si è capito. Nei grandi giri lasciamo perdere ancora, quindi i capitani sono due, Hindley e Vlasov. Non ce n'è altri. Quindi uno farà quello, uno, chi c'è? Nessuno. Ok, quindi se Hindley va al giro, Vlasov andrà al Tour. Ma la sarebbe è l'opposto, giro, sarebbe migliore. È l'opposto, no, Vlaso va al giro e Indri al tour. Scusa, se no, ma infatti faranno così. Forse forse vanno tutti al tour, perché io ormai ho capito stasera che vanno tutti al tour, sempre e comunque. Formazioni da 25 corridori. Voi ci scherzate, ma se lasciamo perdere. Education first. Allora, Carapaz, non meglio Carapaz, assolutamente fanno far tour. Ci sarà Carti. Tour. Chi c'è? Carti, Chaves? Chaves non c'ha neanche contratto, Chaves. Mi sa che se ne va. Chi c'ha la F quest'anno? Carapaz, Carti, Cepeda, Cort, cioè... c'è Poles. C'è nessuno, si presentano con nessuno. Poles forse, guarda. Vabbè. Ma fa cosa Poles? Scusa, fa cosa? I panini fuori da... Poi, Gruppa Ma. Andiamo avanti. Nessuno, perché hanno due andrà a giro sicuro, 100%. Tutti i giovani a giro, se già a Giro d'Italia, vabbè, magari possono provare qualcuno di quei giovani. Allora, uno o due li manderanno bene. Così, però quindi vengono con nessuno. Dai. La Ineos l'abbiamo già detta, l'Intermarché, c'è da capire Pozzo Vivo, se rinnova o meno, chi c'ha l'Intermarché? Se no, o Pozzo Vivo o niente, perché non c'è più nessuno. C'è Mentes che farà il tour inutilmente. Giro Cepeda piccolo. E qua, a parte piccolo che merita rispetto, lasciamo perdere. Uran, però... Ma... Quarto anno che diciamo, mi sa che Ghita non è ancora pronto per i grandi... No! Non sarà non mai che non è ancora pronto. Abbiamo detto che non è ancora pronto.
Non sarà mai pronto questo problema. Allora, poi, vabbè, lasciamo perdere la Intermarché, la Jumbo Visma, chi porterà? Jumbo-Visma porterà Spero Roglic e poi possibilmente Kelderman. Il DS della Jumbo-Visma ha detto che loro vogliono vincere, aspetta, non mi ricordo se il Giro delle Fiandre. E poi il Giro d'Italia. Però anche il Giro d'Italia, perché vorrebbero vincere le cose che gli non mancano. Non hanno mai vinto, il Fiandre e la Roubaix e il Giro d'Italia. Dicono Roglic, Kelderman, Foss. Bah, secondo me Kelderman lo lasciano per il tour. Per il tour. Io temo siano Gregario. Gregario clamoroso. Sì, potrebbe fare Gregario al tour quando la Vuelta. Al tour portano, senti. Roglic, se va al Giro, lo portano anche al tour solamente in veste di gregario. Kelderman, Kuss, Van Aert e Vingegaard. E poi portano un paio di muli per la pianura. Dennis e qualcun altro per la pianura. E tipo Van Hooydonk, questa gente lì. E basta. Zero velocisti. E via. Beh, secondo me invece Roglic non li fa tutti e due. Secondo me va al tour. Così. Che brutta cosa. Se va al tour Roglic... Ma io perché... come idea mi sparo un Giro Vuelta, fossi in Roglic. Mi sparerei Giro e Vuelta e basta. Infatti questa sarebbe la cosa più sensata, visto che ormai col tour lui c'ha una maledizione ormai che dura da ma per cosa? Per far gregare a Vingegaard sperando che caschi, che questa volta faccia l'opposto? Cioè, no. E la porta giustamente al tour, sì. Sì, ma sono questi. Quindi, secondo me Kelderman l'hanno preso proprio per dire se Roglic non va al tour, si butta Kelderman, che comunque sta zitto, fa il gregario, perché la Jumbo Kelderman farà il gregario. Movistar. Era buona la birra, Mullà. Kelderman non fa il gregario, è buono. Kelderman non farà il gregario. Non portare il giro, ma... Ok, allora, poi abbiamo la Movistar con Mas, che ha dichiarato che punta tutto sul Tour de France il prossimo anno. Sosa... Con Mas, che ha detto che ha capito i suoi errori e cambierà completamente stile di corsa. Sosa e attaccherà continuamente. Guerreiro al giro. Ecco, questa Guerreiro è la dichiarazione più falsa della storia. Sì. Anche perché lo sappiamo tutti gli attacchi di Mas e cosa poi portano. Guerreiro e Enrique. Che attaccherà, Marcello, sì, capito? No? Aspettati Mas perché ha detto che attaccherà ovunque. Beh, ma Mas è cresciuto nel velodromo di Palma de Mallorca. Stavo pensando al velodromo di prima. No, è vero. Però non ha imparato a scattare. L'uniche salite che faceva erano le paraboliche delle curve, probabilmente. Ma anche la tramontana dietro, sono tutte strade belle. Io te l'ho detto, Fede, va a Mallorca una settimana con la bici, ti diverti. Andrò. Palma di Mallorca? Sì, vai prendi il volo, c'è da Pisa. Io Col de Soler, l'ho fatto 3 volte il Col de Soler. È bello, è divertente. È bello, non sono stato in bicicletta. Io vado dopodomani a Palma, bello, ma non in bici. Palma è bella, nella zona quella che guarda la Spagna c'è tutte le montagne. Sì, bello. La Tramontana si chiama, bello, la Tramontana. Anche perché poi c'è un bello stradone, è tutta bella piatta la strada che arriva, uno stradone bello largo. Ma infatti la Ineos va lì ad allenarsi, non va da spese, gli altri stanno tutti nella Spagna continentale, loro invece se ne vanno lì. Per esempio Tenerife è più caotica. Però sicuramente sul Teide è allenante, il Teide. Perché tu ti fai l'altura lì. Oppure te ne vai a Calpe, nell'albergo con le camere, quelle bariche, stai lì tranquillo. Ottimo. Gli italiani però non le possono usare. Allora, Movistar, quindi Remco. Lasciamo stare. Io vado a casa di italiano Remco. E quindi non le puoi usare. Allora, Soudal Quickstep. Ah, allora se ti aspetta lui privatamente. Allora, la Movistar dicevano Guerreiro, giustamente. Visto che parliamo di... No, vabbè, lasciamo perdere la Movistar con Guerreiro e Sosa. Evenepoel, punto. Evenepoel. Bene, vidi, visci, dai, viene. Quindi vici, sicuro, basta, secondo voi, che Evenepoel fa il giro? Sì, così sicuro, ha detto Irt. 100%. Così? Ha detto Irt. No, ma è sicuro, ma non c'è dubbio, non sono mica scemi, Ma perché lo devi portare al tour al macello?
Infatti, sono, non sono così lo vince in carrozza sto giro. Non sono così stupidi alla Quick Step, per fortuna, e quindi lo mandano lì. Quindi noi diamo un 95% Renko al Tour di Francia. 100%, perché sì, non sì. sono stupidi. Quindi, non dai, sono dai, stupidi dai, e dai, sanno che il giro lo può vincere anche da solo. Anche perché non ha avversari, e di là al Tour sarebbe veramente al macello, come dice Marcello, e sarebbe veramente un disastro probabilmente, quindi non sono così scemi e lo manderanno come Gregari, Bajoli, Masnada e Jan Hirt. Non è male come team per, insomma, per la salita, non è male. Masnada si riprende, sì. Poi per un corridore che corre da, che arriva da solo, quindi sai. Sì. Nice guy with a big mouth, dice che parla troppo, ma tanto si sapeva dove vuoi che vada, dai. Quindi bene, pur diamo al 100% Giro d'Italia. E quindi dai, secondo me Roglic, se avesse i coglioni, va al Giro d'Italia. Perché ha perso la Vuelta e allora deve andare anche a Giro. Ha perso la Vuelta. Però sai, le ossessioni sono ossessioni. Vabbè. Allora. Vedo uno che possa disturbare minimamente Venerbull. Poi Team non Marchea, c'è nessuno in questo giro. Team Marchea, Dio con Arte. Non so come si presenterà l'Archea. Bike Exchange, vale. Nuovo Simon. Ma chi Yates. C'è l'Archea? No, chi è che c'è l'Archea? Ma giro, lo volete sapere? No, vai Marcello, vai. Poi vi dico che la. Ma chi c'è l'Archea? Ho visto che hanno preso lì il ragazzino di Savio, lì l'ucraino, sì. Come si chiama? Podomar. Vabbè. Vai Mulla. Chi allora, chi io va voglio la dire questa exchange? Cosa. Ho letto un'intervista in un sito. Allora. La dichiarazione è questa, che Simon Yates vuole fare il tour per cambiare, perché cioè cosa cambia? Per cambiare, per fare le figure di merda al tour invece cambiare di aria. Comunque vabbè, a parte vero, no? E dice figura di merda per figura di merda la faccio anche in Francia invece che in Italia. E il vice Yates, cioè capitano della Bike Exchange al giro, sarà Zana. Sarà non so chi è. Luca Dambar. È vero, sì. L'ho letto. Chiudere la capitano della Quindi non metto niente. Povero Giro d'Italia, povero Giro d'Italia. Che io finale. Lo continuo a dire. Io lo saremo costretti, Marcello, a esaltare Evenepoel dalla prima all'ultima tappa, che è l'unico corridore decente che verrà a questo Giro d'Italia. Perché per il resto una miseria infinita, a meno di imprevisti, a meno di Roglic. C'è Roglic che può salvare la baracca facendo un duello, perché altrimenti Thomas secondo. Ma non possiamo chiamare Aru, andiamo a rivitalizzare Aru. Nibali, dura, Dicono Sobrero e Zana. No, io ho letto che Dambar sarà il vice Yates, quindi se Yates va al tour lui va a giro. Zana secondo me il prossimo anno sarà ancora un anno di esperienza quello di Zana, quindi Zana vediamolo dal fine 2023. Però mai dire mai. DSM Vandenabele. DSM non c'è nessuno, c'è solo Bardet e va al tour, ha già detto, quindi Teletubbies Vanouke o Vandenabele, mamma mia, mi viene a ridere per un piange, ecco, sì. Marcello, sono questi vire. C'era il ragazzino forte che è arrivato con Vingegaard al Giro di Croazia, ma secondo me gli fanno fare un altro anno di quello sì, ma Giro di Croazia non c'erano salite only. Sì, ho capito, ma lì era una salita di 300 metri No, Oscar Only, oddio, ma cos'è? Trek Segafredo Ciccone. E risiamo lì per l'ennesima volta. Magari con questa start list poi arriva nono. Ma sai che più forte Aru adesso di Ciccone? Non scherziamo. Cos'è questo nome? Non scherziamo. Che lo fa? Nulla. Non fa. Secondo te adesso è più forte Aru o Ciccone? È più o meno. Ciao Giulio, punti di vista.
Tiberi però è, cioè, non Tiberi ha... cosa? Ragazzi, i corridori sono questi, Vogliamo Roglic, Ciccone, Simons. Cioè, allora, l'unica speranza per questo Giro d'Italia è che ci siano Roglic, cioè Evenepoel c'è, e che ci sia Roglic, perché almeno c'è una sfida, perché altrimenti è una tristezza devastante, non c'è dubbio, o Roglic o nulla. UAE Team Emirates, e questo magari forse la speranza che qua oltre al Almeida ci buttino anche un altro. Sì, però... vabbè, Almeida arriva comunque quinto, chiunque ci sia, chiunque ci sia, arriverà comunque quinto o sesto. Comunque Almeida è sicuro che va al Giro, perché l'ha dichiarato che vuole riprovare. Sì, proviamo. Maika non, Maika non credo proprio, secondo me Maika va al Tour con... Sì. Assolutamente. Ciccone a crono quante ore prende? Adam Yates? Adam Yates potrebbe essere un esperimento, perché Adam Yates al Giro d'Italia c'è stato pochissime volte, se non mai. Anche proprio. Perché non si fidano di Almeida, quindi gli metteranno accanto più capitani possibile. Vine, Yates, di tutto, di più. Quindi Adam Yates, questi li metteranno, Adam Yates potrebbe andare al Giro? Vine potrebbe andare al Giro, perché no? E che ci manca? Cioè, non manderanno mica solo Almeida, manderanno mica solo Almeida. No, ha fatto un'intervista, non va al Tour, quindi vuol dire che va al Giro o la Vuelta, come o la Vuelta, come l'anno scorso, come 2 anni fa, come, no, per 2 anni di fila ha fatto solo quest'anno, la Vuelta, e l'anno scorso magari la UAS ha visto che Pogacar comunque per ora Tour e Vuelta non riesce a farli, e quindi magari si vuole tutte l'app per avere una squadra. Vuole dare una mano a Ayuso, e con chi ti presenti? Ayuso era da solo, ho capito, ne hanno dei corridori, ne hanno un'infinità, Sì, comunque, poi arriva, ragazzi, il Covid e ti ritrovi McNulty come primo gregario di Pogacar e perdi il tour. McNulty è l'uomo del futuro, Marcello, ne hai sentito? Sì, col Topexan. Come Nova alla pelle di Cassano. Comunque Almeida e Vine, diciamo, al Giro, o Almeida Yates, secondo me. Yates è l'incognita, secondo me è più Yates, perché il fratello non ci va, e quindi lui andrà, ci vogliono Yates tutti l'anno giù d'Italia. Sì, è obbligatorio, quindi se non c'è Simon. Comunque il fatto è questo, che Evenepoel ci sarà. Se ci sarà Roglic, ci sarà un Giro d'Italia decente. Altrimenti sarà una disgrazia. Se non c'è Roglic, bisogna cominciare. Questo è il mio commento. Le mani nei capelli. Comunque sono 18 squadre, ne mancano 3, no, all'appello, giusto? Che dovrebbero essere le due italiane, la Eolo e la Bardiani. Che ha già detto che non ha nessun corridore. No, c'è potrebbe essere la Tosa, che ha tutti gli inviti, o la Lotto. La Lotto ha detto, la Lotto hanno detto che loro faranno tutti e tre i grandi giri. Ma quindi la Lotto ci sarà. Sì, esatto. Però è la Lotto che c'ha. No, anche loro. Non è la Israel, sono due. Scusami, no, è la Lotto. No, Lotto e Toto. Tutti e due. È la Israel che è retrocessa clamorosamente. C'ha solo l'invito. Solo per le gare di la Toto potrebbe anche rinunciare e fare andare un'italiana. Bardiani. In teoria. Ci sarà. La Lotto ci sarà, detto che faranno tutti e tre i grandi giri. Quindi la Lotto ci sarà, poi ne mancano due. Eolo di sicuro, perché comunque... Eolo di sicuro. E Bardiani o la Total, se non la Total, se rinuncia come sempre, due, una alla Lotto, però la Total potrebbe rinunciare. Sono 22 le squadre. Sono 22. Allora, quante ne mancavano? La Lotto e la Total di diritto, E poi altre due, dai. Due inviti. Però scusate una cosa, non capisco. No, scusate, se la Israel vince la licenza per le gare di un giorno, ok? Perché è la seconda retrocessa, La terza retrocessa. La Lotto, che è retrocessa da l'ultima, cioè prima. La prima retrocessa, la classifica all'incontrario. Comunque è come una finta World Tour, perché ha comunque tutti gli accessi, giusto? La Total perché ha anche essa gli accessi? No, ma si guarda, lì si guarda la classifica annuale,
una volta che tu sei retrocesso, per gli inviti si guarda la classifica annuale, la Lotto è prima, la seconda è la Total, e di diritto hanno accesso a tutte le gare. Bene, c'era terza, l'eccezione. E la terza che è la Israel, ok, c'ha solo le classiche. Solo le gare di gioco. Era un'eccezione che era 1-1 perché c'era una squadra in più, ora non mi ricordo. Comunque la regola normale è che due squadre fanno... Che è? Cos'è? Aspetta, non capisco. Ah, cioè, boh. Io recupero della casa qua. Del popolo, circolo operaio. È la casa del popolo del Fenerbahce. Non so nulla, non l'ho mai vista. Sì, sì, sì. No, è la Tota che non mi tornava questa cosa. Anche la Tota, sono due, perché quest'anno erano una e una, invece, ma era un'eccezione. La regola è che sono due che hanno diritto a tutti l'invito a tutte le corse, e la terza solo alle classi. Però è ogni anno, se la Lotto un altro anno rifà schifo come quest'anno, probabilmente perde il diritto anche a quello. Quindi rimangono due, se tutte accettano, quindi è Lombardiani, Total, Lotto, due inviti. Ma perché la Corratec no? Sì. Non la squadra di Nibali non la possono invitare, cioè no, vedi, no, che è tutto. Come fai a non invitare la Oddio, ci sono, oddio, perché non ci sono anche la squadra di Nibali, ma la se te non inviti la Bardiani al giro, la fai chiude. Beh, ci sarebbe anche la Israel in tutto ciò. Probabilmente la faranno chiusa, però c'è la Isla, che potrebbe pagare, sarà una lotta dura, per quel posto lì. Sono quei due posti lì che sarà veramente perché una battaglia. Perché è l'Arkea World Tour che rompe le palle, perché l'Arkea a Giro d'Italia non mi ha fregato niente, capito? Il problema è quello. L'Arkea World Tour rompe il cazzo. Nulla, se uno è World Tour di diritto, può rifiutare di andare al giro? No, può rifiutare di andare a quelle gare che non erano presenti prima del 2016. Okay. Vabbè, è così la storia. Cioè, le gare World Tour non sono tutte obbligatorie. No, siccome c'era, stavo a saperla, trovai. No, però le gare World Tour, 4 e 5 sono le categorie più basse che non sono obbligatorie. Cioè, le categorie Non è quello il punto. Non è 4-5. Io lessi questa cosa sul regolamento, che le squadre World Tour possono rinunciare alle gare World Tour che non erano presenti. Non è vero, non è che non possono rifiutare, possono rifiutare quelle che non erano presenti prima del 2016, in cui venne fatta, sono state aggiunte, periodici erano una base, no? Poi vennero aggiunte Guanzi Tour, Stade Bianche, eccetera, no? Noi abbiamo dedotto che le categorie 5 e 4 sono una fatta la Strade Bianche. Sono aggiunte, tutte categorie 5 e 4 state aggiunte. Quelle aggiunte in pratica, perché allora sono state aggiunte dopo il 2016. Quello che fa fede è il 2016, il calendario World Tour del 2016. Quel calendario lì te non lo puoi rifiutare. Quelle gare di quel calendario lì del 2016, le gare che sono state aggiunte nel 2017, 18, 19, 20, 21, 22, le puoi rifiutare. E questo che sono Guangxi, Benelux Tour. E ora non mi ricordo, devi andare a vedere le due canadesi, credo. Devi andare a vedere il World Tour del 2016, per curiosità, vado a vedere. Ora vai a vedere quella cosa lì. Che poi si chiamava Pro Tour, come si chiamava? No, era il World Tour, però 2016 ciclismo. Vediamo un po' se si trova. Comunque allora, è così, c'è Wikipedia, c'è... eccolo qua. Un posto per 3 o 4 squadre. Se la Total non lo libera, non libera il secondo. No, ma Bardiani, se sono 22, per la Bardiani c'è posto, sono 22. Allora c'era Down Under, Parigi-Nizza, quindi YA Tour non c'era, innanzitutto, vedi, già una che non c'era. Parigi-Nizza, Tirreno Adriatico, Milano-Sanremo, Catalogna e 3, Gand, Giro, Vuelta, Parigi-Roubaix, Amstel, Freccia. C'era Strade Bianche. Liège, non c'è la Strade Bianche, manca anche la Dorsdorf-Vlaanderen, che è attraverso le Fiandre, manca. Infatti non ci vanno tante squadre, se ci fate caso lo vedete la differenza, lo vedete le gare dove mancano sempre delle World Tour. La Dors e poi la cosa, c'è anche quell'altra, la Omloop e c'è anche la Dapan che manca. Sì. Freccia, Liegi, Romandia, Giro d'Italia, Criteria del Delfinato, Tour de Suisse, Francia, Polonia,
San Sebastian, avete Spagna, Amburgo, manca anche quell'altra tedesca. Ah, no, poi anche questa regola vecchia, regola no, però sana. Era Eneco Tour, l'Eneco Tour sì. È il Benelux, sì. No, e mancava la... Poi è diventato Big Bang Tour e poi bene, quindi Benelux c'era, i canadesi c'erano. Bremer Classic. La Bremer Classic, no, è la, quella questa qui, la classica d'Amburgo. L'Amburgo, sì, manca. Che no. Regola sarà anche questa? Francoforte. Francoforte, bravo. Perché la... E il Guangxi Tour, che chiaramente non, meno male. Poi, c'è stato un il Benelux, che lì non esiste più. Cioè, no, vabbè, Benelux è l'Eneco Tour, capito? Cioè, il Big sì, Bang nel Tour, senso, non l'hanno fatto quest'anno, quindi... Sì, però il Benelux, in teoria, faceva parte di questo calendario. Vedi, quelle gare che sono state inserite successivamente a questo, al 2016 sono... Anche il giro, ah no, giro dei Paesi Baschi e Catalogna ci sono, sì. Sono quelle lì che abbiamo nominato, le gare a cui... Non rifiutabili da parte no, rifiutabili da rifiutabili parte quella già aggiunta la sì. Francoforte sì, sì no vero. Dicevo quelli che abbiamo letto invece non sono rifiutabili. Sapevo che una World Tour, anche se all'obbligo principale della World Tour Race, può rifiutare pagando una penale circa 20.000 franchi per ogni vabbè quello non lo so, quello non lo so. Io so che quelle lì, queste corse qui in più sono rifiutabili senza nessun problema, cioè sono facoltative. L'Archea aveva l'invito, non era World Tour. Aveva l'invito perché l'anno prima era arrivata prima sì. O seconda nelle professional. Quindi se tu hai l'invito a tutte le corse, hai l'invito, cioè puoi rifiutarlo l'invito. Sì, che l'Alpici mi sembra. Anzi, che l'avevano pregate andata... di rifiutare, non so se vi ricordate, sì. L'avevano pregate di rifiutare per intimidare. Perché essendoci anche la Drone Hopper... Perché il problema è che erano tre italiani, capito? Se l'Archea andava, una doveva rimanere fuori. E quest'anno ci rimane comunque, perché una non c'è più, comunque però rischia anche la seconda, perché essendoci la Israel... La Israel paga, Q36.5, Tudor... Queste nuove professional svizzere, la Israel... L'Alpecin l'anno scorso l'Alpecin fu invitata, non era ancora World Tour l'anno scorso l'Alpecin. Sì, l'Alpecin era la prima delle professional e quindi era stata invitata a tutto. La seconda aveva l'invito e poteva rifiutare, la terza aveva l'invito che era la Intermarché, se non sbaglio. La terza era la Total. No, e due anni fa era l'Intermarché che aveva l'invito solo per le classiche, che poi è diventata World Tour. Era World Tour. No, l'anno scorso. Due anni fa dicevo che l'Intermarché aveva l'invito solo per le classiche, perché era la terza delle professional. Vabbè, insomma, un gran casino sta roba, questo si sa sempre. Vabbè, ragazzi, diretta un po' così, un po'... Allora, dalla prossima probabilmente potremo quasi iniziare... a dare qualche spoiler per le quotazioni o ancora è troppo presto? Cosa vuol dire? No, che ora a breve iniziamo a fare le quotazioni, però avviso se si inizierà la prossima settimana, credo, col primo round di quotazioni da rifare. Dopo che le abbiamo fatte, facciamo gli spoiler. Allora, detto questo, Mullah, in chiusura, diamo due indizi su cosa è successo stasera. Io... non faccio parte del codice stasera, questo lo possiamo dire. Io neanche. Quindi il codice non è lungo, è una, diciamo, il codice è da capire. Quindi chi lo capisce, il primo che lo capisce, sarà ospite della terza, salute. Della terza, diciamo, sessione con noi, che le prime due sono andate, e poi ci sarà l'ultima, la quarta, che sarà giovedì prossimo, dove probabilmente faremo più un indovinello a livello di domande seriali. No, un quiz, dai, ce l'ho io qualche domanda stupida. 10 domande, quiz, poi scegliamo noi il vincitore. Ce l'ho io qualche 10 domande stupide. Quindi ragazzi, detto questo, vabbè, sotto commentate cosa vi pare, abbiamo discusso soprattutto del Giro d'Italia, della Bahrain, abbiamo parlato con Zambanini e Bilbao, Italians con Piazzano e del velodromo di Fornacette, quindi dite che cavolo vi pare sotto nei commenti, mettete mi piace alla diretta perché non c'ha tanti mi piace, porca puttana, perché?
La domanda è perché. Vabbè, lasciamo perdere. Dai, dovete mettere mi piace perché ci ha aiutato a far crescere questo canale. Bisognava già avere almeno 25.000 follower su YouTube. Invece si sta crescendo troppo lentamente. Ma se non ci sono più le persone che seguono il ciclismo in Italia, vabbè, ragazzi, ciao, ci vediamo la prossima settimana. E lunedì vi prometto che uscirà il video del Monte Serra. Ciao a tutti, Arrivederci.